Buonasera, ci sentite tutti quanti? Ci vedete? Buonasera. Buonasera, io ti sento perché non avevo mutato la live, quindi già so che funziona il microfono. Sei fortissimo, sei veramente fortissimo di volume adesso. Scusami, io non ho, fatto, non ho toccato nulla È però. Non sono io che aumentato del 200% per, per sicurezza, visto che c'è questo enorme dislivello fra la mia e la tua voce normalmente però siccome è sera tu ti stai contenendo si per... sente meno lucio seriamente uh... io lo sentivo distruggere mi distruggeva i timpani eh, non lo so non lo so Magari... allora, ragazzi, come ci sentiamo buonasera a tutti e buonasera anche a chi è venuto solo per un saluto perché i primi commenti sono stati di Edoardo e del martello di Bobby B che sono passati, hanno salutato e se ne sono andati ma siccome si rivedranno questa live io li saluto per il futuro ma sicuro salve la signorina Pumpkin Queen buonasera a tutti Lucio si sente forte e allora ah, decidete... Vittorio si sente di meno di Lucio ok aspetta abbasso ah, okay. a un attimino ti metto al 160% qua parlami io... Io sto parlando, sono molto vicino in realtà al microfono che voi non lo vedete, però se lo alzo poco dopo l'inquadratura e eh, ci sto quasi avendo un rapporto con quel microfono proprio perché di solito mi si sente basso. Infatti, quindi noi dobbiamo cercare in qualche modo di equalizzare i volumi, dovrebbe essere più o meno pari adesso, anche perché io adesso comincerò a parlare più ad alta voce perché mentre parlo non mi so controllare purtroppo. Buonasera, benvenuti Grazie. nella prima live che facciamo insieme il lunedì sera. È anche la prima live da tantissimo tempo. Non almeno non mi ricordo neanche quando è stata l'ultima live che abbiamo fatto, però neanche insieme non lo so. Eh. Cioè l'ultima che mi viene in mente fu quella di su The Witcher. Forse ne abbiamo fatto un'altra dopo. No, forse è quella che... è stata l'ultima. Eh. Dirà che così la settembre. Cioè poco dopo il film uscì agosto. Arrendetevi, siete circondati, uscite con le teorie sulla Ashaladein in alto. Non è ancora il momento, c'è circa, non è ancora il momento, sapete per Forse Shaladane. non c'è Ashaladein. C'è cosa? C'è Septa Lemore. Septa Lemor. Vabbè, Ashaladein in realtà... Ashaladein nei sempre. nostri cuori, quello sì. Ciao ragazzi, ho iniziato a leggere i libri grazie a voi. Ho iniziato oggi il quinto libro, poi saprò come vi sentite voi da anni. <ride> Comunque non sarà mai quanto... Vabbè, se, se non pubblicherà mai più qualcosa, sì, lo saprai. Sì, infatti. Quindi... Eh, se è iniziato oggi il quinto libro può essere un problema, ci sono un paio di teorie che riguardano proprio la fine de de dei libri. Però ovviamente se sei iscritto, hai visto i video, eccetera, sono tutte cose che sai. Sì, penso, penso di sì, penso che non ci saranno grosse sorprese a livello di spoiler. Comunque, è sempre bello quando ci dite, abbiamo iniziato a leggere qualcosa grazie a voi. Mi Sa sento realizzato. Saluto anche la signora Vittoria, che avevo visto qui in giro. A quanto pare mi sono perso. Seguite Io. Pumpkin Queen su Instagram che mi ha fatto un disegno per il video sul mio canale. Così, giusto per. Quello che esce giovedì. Quello che esce giovedì, sì. A posto, ci siamo, dai. Andiamo in ordine, andiamo con calma, eh, che la sorte ci accompagni. Ragazzi, siamo pronti? Cominciamo come si deve, allora Martin scrivi sto cazzo di libro. Eh, giusto, beh. giusto. Tra l'altro era uno degli, dei titoli papabili per questa live, ragazzi. Sì, è vero. Ho anche l'audio per provarlo, quindi non lo stiamo mentendo. Cioè, L'ho detto stamattina, come lo chiamo la live, la chiamo, dell'iceberg Martin, muoviti a scrivere sto cazzo di libro, porco il cazzo, eh, doveva essere questo il, il titolo. Ah, va bene. E per chi non sapesse cosa andiamo a fare, qualche mese fa su Reddit soprattutto diventarono molto molto popolari i meme degli iceberg in generale, a prescindere da, dal fandom, dall'argomento e così via, che sono queste immagini gigantesche di iceberg che si dividono in vari gradini e si mettono robe dentro, teorie, ma anche, che ne so, film di un determinato genere. Uh, libri e cose del genere man mano che si va più a fondo tendenzialmente si va nelle parti più oscure dell'internet più folli nel caso nostro eh, ce ne sono diversi con le teorie che riguardano le cronache del ghiaccio e del fuoco ce ne sono tanti ma noi abbiamo preso questo che è molto denso è ad un certo punto molto molto folle. E lo vogliamo commentare insieme. Sì, perché c'è la variante progetti. meno densa praticamente di questo. Di questo iceberg. Ve lo faccio anche vedere un po' meglio le prime parti. La prima parte è abbastanza easy, ed è quella che tratteremo oggi, le prime due se riusciamo in realtà. Ma tipo le ultime cose, vi do giusto un'anteprima dell'ultima parte. È... Io vi, vi faccio giusto vedere che c'è il nostro carissimo Tyrion e un fitto che viaggia nel tempo, e poi Euron diventerà Daenerys, e ovviamente Sepp Pounce che è Azor. Ho iscritto poi tra l'altro. Tra l'altro è bello perché in realtà ci sono delle cose sopra sopra che secondo me sono totalmente fasulle, e invece in basso qualcosa che tutto sommato ha senso c'è, cioè, poi lo vediamo però. Ci sono cose. Ci sono effettivamente cose che io quando ho visto che erano in alto in alto ho detto ma queste non sono molto probabili in realtà, però... E che ci stanno a fare qui, però... È stato abbastanza Vediamo. simpatico. Mi piacerebbe avere o... un pochettino di ordine in tutto questo. Eh, metto... Oggi faremo praticamente l'inizio, la parte in superficie, perché non riusciamo a farlo tutto. Tra l'altro questa live è ispirata a un'altra live di AltshiftX, che è il canale gigantesco de della storia del di Asoyaf. Però siccome noi siamo delle persone che impenitentemente hanno sempre detto parole contro le, le teorie, non siamo di quelli gatti. che le, le hanno fatti il pane quotidiano del canale, ecco, quindi, insomma... Noi siamo come la frase di Batman, siamo... abbiamo combattuto contro le teorie, potevamo morire da eroi, invece moriremo da complottare. Diciamo che ci fermiamo su questi due blocchi. Quindi eh, vedremo cosa ne uscirà fuori, ragazzi. Eh, e niente. Eh, dicevo ispirata a quella live, solo che lui la live l'ha fatta tutta insieme. Ci metteva 5 ore per fare questo, questo specifico meme, E secondo me, una live di 5 ore non è il caso perché io tra un'ora mi addormento. Magari non vale la pena. Io, io tra un'ora, sono ancora svegliissimo. Anche su un mal di testa allucinante, però non c'ho eh, voglia. Più che altro, non c'ho voglia di farlo tutti quanti insieme. Ma voglio sciallare, voglio dire, cazzate su queste teorie che sono bellissime delle volte. Quindi, dai, ce la faccio. Ci stanno tutti, ragazzi. Ci stanno tutti. Tutte stanno. Sì, sì, qualsiasi cosa. Maratona 24 ore. donateci 400 euro e la facciamo la maratona di 24 ore. Sì, soprattutto donateci uh, Uki e Moment per la mia testa, anche quella di Vittorio stasera. Sì, che sì, sì, ragazzi, su, quelli sono necessari proprio. Sono proprio necessari quelli. Va bene. Boh, ragazzi, siamo tutti pronti? Siamo tutti caldi? Mm -hmm. Mm -hmm. Possiamo iniziare, possiamo andiamo Quindi, Ashara Day. Ashara Day. Lei è quella seduta sul trono. E anche quella seduta sull'altro trono di fronte a Bran nell'immagine, che si è tagliata, ma è lei. È lei, è lei, palesemente è lei. Dopo le immagini a destra è comunque Sharadain. Allora, noi facciamo sparire queste immagini qui, cominciamo con la prima teoria? Prego, prego. Cominciamo dalla prima teoria, che sta all'alto all'alto dell'iceberg, quella che praticamente è canonica e che se non è canonica sarà veramente il più grosso colpo di scena di Game of Thrones penso a questo punto perché ormai lo, lo pensa pure mia nonna che questa teoria è vera e mia nonna è morta da, da 20 anni R più L uguale J e, quando, diciamo che è la prima teoria proprio di base quando uno si approccia a questa saga di solito è la prima teoria in cui si imbatte e ci stavo pensando oggi pomeriggio non abbiamo mai fatto un video sulla R più L uguale J. Non abbiamo mai fatto un video, però abbiamo fatto i video. pieni Nel frattempo, Lucrezia no, 994LR ha donato un euro. Grazie mille. Donazione, non grazie si è visto LR. niente perché. no, arriva in ritardo, mi sa. No? no, no, non si è vista perché ho fatto un casino con gli Aleft. Devo metterli qua sotto, perfetto. Grazie e... mille, e dicevo: oh, mi sa che non abbiamo mai fatto un video, perché all'inizio non volevamo fare video sulle teorie. Poi quando abbiamo iniziato a farli era ormai diventata troppo risaputa. Abbiamo, abbiamo fatto il video quello su uh, le vere intenzioni di Regar come spin-off tra il primo e il secondo episodio della, della serie sulla ribellione di Robert. Lì più o meno spieghiamo eh, quello però... che potrebbe aver fatto il signor Regar con Lian. Ecco. Eh... Vabbè, ovviamente, per chi non lo sapesse, sta per Regar più Lianna uguale Jon Snow. E in certo chat state dicendo che eh, è talmente base che ormai ci credono tutti. Questo è talmente base che poi la gente ha detto: no, è troppo eh, facile capire che è così. Quindi, non è vero. E ci sono altre teorie alternative secondo cui John sarebbe figlio di la qualunque. Infatti se prendete poi l'iceberg ci sono altre somme con altre lettere a caso. Mi sembrano le perché... espressioni di qualche scienziato pazzo del CERN tirate fuori a caso. E poi c'è da dire, Martin ci ha pure un pochettino provato a coprirla, perché comunque lui dice, cioè, non lui, però i personaggi, che la madre di John è quella tizia wilda, poi, però, si parla di Ashara Dane. E Ned non vuole che si parli di Ashara Dane. Quindi tu, lettura, fai. Mmm, forse c'è altro. Forse è Ashara Dane. Ha cercato di mandarci fuori strada, però ad un certo punto è fin troppo palese, direi. E la serie l'ha pure confermata per quel che vale. Lo sapete perché non è vera? Perché il vero nome di John non inizia con la J, giustamente, noi dobbiamo sapere questi, uh, questi, 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 questi retroscena per nominare una teoria. Perché la teoria è nominata così da Martin E Martin che ha creato la teoria R più L quale Martin ha mai rilasciato dichiarazioni Sulla R più L? Ma penso cioè, Martin non dice mai niente di nulla Che io sappia Sicuramente non ha confermato nulla no, Non dice neanche Se sono messo a scrivere. dire chi cazzo doveva vincere Fra Jamie e Aragorn in uno scontro Uno contro uno Che vabbè stiamo a perdere quella è, la, quella è la teoria dell'iceberg di Martin Con le sue teorie <ride> Fantasiose Non so Ogni volta che Ned pensa a Jon Stranamente la sua mente poi passa a Rega Così, a caso <ride> Chissà perché Vedi un po' il casino vita <ride> Le contingenze non dobbiamo, non dobbiamo stare a commentare qui Tutti i piani di Rega che ha ossessionato Le profezie con le rubelline C'è un video apposito 20 mi anni di posto, vita, però, praticamente però penso che questo possiamo andare avanti. Direi che possiamo vita. andare avanti. Quella che più mi sorprende è averla proprio trovata in generale tra le, tra le teorie: okay. è che okay. è... lotterei bene il corvo a tre occhi. Però in realtà, cioè, capito? No, nel senso. Allora... <ride> No, a me invece questo qua sono contento che sta in... sopra sopra. Perché? Allora, di base si discute di questa cosa da tanto per il semplice fatto che uh, quando Bran entra la prima volta nella caverna di Bloodraven dice: Ah, quindi sei tu il corvo a tre occhi? E lui risponde: Il eh, corvo io? Come? Ah, sì, perché ero un guardiano della notte. Però lui non si riconosce in quanto corva a tre occhi e quindi la gente ha iniziato a speculare. Però di fatti nella, nel libro sta scritto che è lui il corva a tre occhi, cioè nell'appendice sta scritto, è scritto. Il corva a tre occhi è cioè... Però, e te lo dissi, pure su, su Telegram, ne parlavamo pure con i Patreon un po' di tempo fa, perché tra i Patreon abbiamo pure la chat di Telegram, Stanno uscendo ultimamente i video di Preston Jacobs con la sua serie su Bran che viaggia nel tempo e secondo lui in realtà il corvo a tre occhi è sempre stato Bran sin dall'inizio e io ci credo pure. Quindi in realtà per me questa teoria è falsa. Io... pur Essendo canonica nel libro, nell'appendice. Io, io non... non voglio commentare sta cosa. Dai. È una cosa perso. scritta da Martin. Porca di quella puttana, c'è un'affermazione specifica. Non, non me ne frega niente, <ride> non è vero. no, è così: è così. Ma, poi, pure, è che... Ma pure che è brani che viaggia nel tempo e va bene, è... sei sì, impossessato comunque dal corpo del <ride> coso di, di Broth Raven per, per stare là no, in no no, 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 è, sem è semplicemente lui che si è mandato i sogni dal futuro sotto forma di corvo con tre occhi. Blood raven è, è casualmente, c'entra sì, casualmente. La, la. Giusto sì, Voleva sì, cambiare sì. vita, ha detto, beh perché non diventare un albero? Il simbolo di casa mia sono i corvi e un albero. Per tutta la vita sono stato un corvo, ora divento però, un albero. Però il, il simbolo di Blood Raven in inglese è il raven, non il crow. C'è la differenza linguistica. Perché noi in italiano traduciamo corvo sì. tutto quanto, però loro fanno la differenza perché sono effettivamente uccelli un pochettino diversi. Ma non sono un, un esperto di pennuti, però... Che lui è Blood Raven da Raven Tree Hall, no, tra da Crow Hall qualcosa. Da Crow Tree Hall. Sì. Io, io, io rimango alle Beatles ogni volta che... Che no, ricopriamo ecco queste martedì. cose qui sono sicuro, Alessandro. Es esce martedì il video su Tolkien. C'è scritto nel palinsesto e nella descrizione del video. Il palinsesto, ragazzi, sì, sì, è... domani, domani esce dai. Allora, tra allora, l'altro, ci abbiamo messo un po' a farlo. Questo perché c'è una cosa speciale. Quindi... Un, un piccolissimo pezzettino bene. speciale. Col occhi lo chiudiamo visto che il Jacob ha detto che quindi è branchi viaggio nel tempo. Quindi va bene così per tutti. Ci siamo? Sì. Uh, scommettiamo quando uscirà il libro okay, questo poi si scopre in The Dream of Spring Quindi magari... quando uscirà il libro io ti do 10 euro e ti do un, una limonata dura proprio tantissima che è uscito il libro ok e... Vabbè, quando, quando uscirà il libro succederanno le cose gente per strada ci strapperemo i vestiti credo questo, io. questo è come questo è come, questo, questo è come... Come in Hercules, pena e panico, quando Ade lo scoprirà, se lo scoprirà, lo, lo dico di nuovo adesso, poi non lo ripeto più. Ragazzi, chiunque sta guardando i nostri video, chiunque sta guardando questa live in passato, presente, nel futuro nel congiuntivo, noi non abbiamo informazioni in anteprima sull'uscita dei libri, ragazzi. Purtroppo. Non poi... ne abbiamo informazioni in anteprima. Ve lo, ve lo giuriamo su quello che volete. Non abbiamo informazioni in anteprima. Noi viviamo nella stessa attesa che vivete voi. Okay. Andate sul blog di Marten, vedete se ci sono aggiornamenti. Mm, andiamo eh avanti, però. prossima Theories. Sì, sì, andiamo avanti. Ok. No, sistemiamo così la cosa? Questa io mi rendo conto che ci sta come teoria. Per carità, però, cioè alla fin fine. Balon Grajo è assassinato da suo fratello Juron. Questa ci stava poi è stata confermata. Però non puoi dire che è confermato perché il libro non è mai stato pubblicato. Eh sì. Sostanzialmente è così. Perché. C'è cioè, ancora tempo per modificare le cose volendo. È vero. Okay. Però, c'è cioè, insomma. Magari quello che ha fatto l'iceberg ha scritto assassinato da Euron, qua era da specificare che Euron è il mandante dell'assassino senza volto, però è È canon, cioè l'ha scritto Martin nel, nel capitolo di, di eh, Aaron su Euron, cioè più canon di questa forse non c'è quasi niente qui. Non penso che modificherà un capitolo già rilasciato, no, penso l'abbia già fatto delle volte in realtà. Cioè, comunque inizio, mi basti inizio. pensare che nelle prime stesure di Game of Thrones c'era tutta quella discorso fra Bravos e Pentos per Daenerys, eh, l'albero di limoni... Quelle cose là di Daenerys lui le aveva pubblicate proprio ufficialmente, invece quello di Euron, mi sa che l'ha solo letto e qualcuno l'ha trascritto, quindi non c'è nulla di ufficiale in quei capitoli. Capito, quindi ragazzi, cioè, quelli possono veramente cambiare. Poi, ripeto, questa è una discussione che è relativa a, ai vent'anni di attesa, cioè 12 anni, 11 anni di attesa per il nuovo libro, ragazzi. In 11 anni, questo l'ha riscritto quattro volte il libro. A meno che veramente come me. Che non riesco a trovare il tempo libero per scrivere. Da, 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 da mesi, sì, ma lui sta a fa solo quello. Sta facendo sì, solo sta, quello. Sta creando le ferrovie con uh, i treni che si compra lui. Cioè, anziché giocare con i trenini, li fa in scala 1-1. a 1, C'è cioè là il tempo. No, non va bene, non va bene. Yuron è il mandante, Giachi e Sicario. C'era questa. Teoria diciamo così Che giustificherebbe Jaqen uh, a Westeros Che ci sta perché no Però non sappiamo Lo Jaqen non possiamo dire è, è comunque quasi canonico Che uh, Balun sia stato ucciso Per mano e per volere Di Euron ma anche perché ci viene eh, Descritto abbastanza bene Né com'è che sei arrivato Proprio in tempo Perché è morto tuo fratello Quando tendenzialmente se ne stai sempre ad asciai delle ombre, a Berti vini blu allucinogeni. Insomma, ah, questa, questa è super canon. E poi da una super canon a una super cazzo, a un'altra. Scusate, devo dirlo perché era troppo chiamata. Telefonata, Robert Strong eh... Uè, quello che ha fatto mi ha scritto solo Robert, Robert Strong, perché non è. Cioè, non vuol, non non che vuol dire, che dire Robert niente. Strong è in realtà no, ci sono. È. Se per essere quello che ha fatto sta cosa Ha chiamato falso Egon Fagion Invece di scrivere F Egon Ha scritto Fagion E io ho detto ma che cazzo è Fagion Ci ho perso un po' di tempo Più di quello che mi piacerebbe ammettere Ho limitato poi a scrivere queste cose così Però penso che qua si intenda Che è Gregor Clegane Voglio dire Chi altri può essere cioè qua, la teoria vera è trovare un'alternativa Sì, no? infatti <ride> <Mag> <ride> e, <ride> e Il morto di Frankenstein ha ricucito insieme Robert Baratheon e Gregor Clegane ecco perché si chiama Robert Strong Guarda, se poi ha cucito più persone e eh, vogliamo andare a trovare altre tipo, avevo letto da una parte eh, no, però forse è proprio qua che non forse è più sotto sto fatto, vabbè che c'era di mezzo la mano di Jamie nel, nel corpo di Robert Strong. Che Kaibon sarebbe rubato. È un po' sproporzionata però la mano di Jamie. Sì, sopra sì, no. Robert Strong comunque. Se Robert Strong non è Gregory, io esco. In realtà è Sharadayne. <ride> Va bene, ovviamente. Ma anche Beh, in questo. Dane era fortissimo in combattimento. Oh, in realtà a 2,50 m. Pesava 400 kg di muscoli soprattutto. Cioè, sì, ci stanno, ci stanno. in realtà Robert Strong è Odor che viene da una realtà parallela. Non è mica male come cosa, effettivamente. Insieme a che viaggia nel tempo anche Robert Strong. Viaggia anche lui. Okay. Tra, tra i piani dell'esistenza, proprio a qua. Boh, cioè, che cioè, il cazzo è che che lui è di vuoi di qua? Cioè, è no, palese questo. che sia la montagna. Tu il capitolo prima vedi Cyburn che sta facendo cose sul, sul corpo sofferente di... Della montagna Il capitolo dopo si, sì, sì è morto Il capitolo dopo ancora Robert Strong Cioè Non è che c'è Un casualmente alto 2,40 metri Non visto Non c'è tutta questa libertà di... di interpretazione Libertà di interpretazione Che invece possiamo trovare qui Ah ecco ecco Oberin oh, che avvelena Tywin, motivo per cui lui puzzerebbe con una latrina sta al, sulla latrina prima di morire per il veleno di, di Oberin. Ne abbiamo anche parlato, cioè, ho fatto un video apposito anche su questo. Diciamo che io mi ricordo che quando facemmo questo video, partimmo dalla, da un'intervista di Elio e Linda, dove loro dicevano che alcune teorie popolari erano fasulle, tra cui questa. Ripensandoci, cioè il fatto che loro abbiano detto così non vuol dire niente perché sentendoli pure parlare nell'intervista, pure a cui partecipammo sul canale della cittadella, loro hanno le loro idee, però pure loro su certe cose non sanno più di tanto. Quindi, sì, è un'opinione interessante la loro, però rimane un'opinione, non è la parola di Martin. Però a me continua a non piacere come idea. Lo so, non mi convinco. Come dicemmo in serie di video, ai tempi sarebbe veramente una programmazione tanto lunga, un veleno ad un'azione veramente tanto dilatata nel tempo. Per un motivo Questa. che, boh. Questa cosa succede nel terzo libro, e non ci sono altri dettagli che c'è. Perché Martin dovrebbe mettere una cosa del genere e poi non riprenderla più e farti capire effettivamente che è successa sta cosa in altri quei libri successivi. Doveva un pochettino ritornarci, secondo me. Ma più che altro anche a sapere questa cosa qui, no? Oberyn ha ucciso Tywin, l'ha avvelenato. Che cosa mi va a cambiare a livello della storia? Assolutamente non. Perché pure che lo scoprono i Lannister, no? Diventa Casus Belli contro Lannister e Dorn, no? Perché tanto sta già Doran che vuole portare Daenerys a Westeros, quindi chi se ne frega dell'uccisione di Tywin, tra molte virgolette, a quel punto. Sì, sì. Eh, non, lui, non sì è vero, Oberyn usa il velino, però lui, come la vedo io, lui è la vipera, no? Lui usa il velino su, sulle armi. Sui suoi denti, sì. non, non me lo vedo che va di notte a mettere il veleno nel cibo de, della gente. Ma lo so se sarebbe da Oberin. Già. So, Yaf è troppo pieno di intrichi vari, non ha senso aggiungere questa, ma ci sta, cioè, ci sta come è successo. Alla fin fine, fine la più che altro. Sai qual è il problema? Secondo me, relativo a sta, a sta, a sta teoria. È che la gente non vuole ammettere che la morte di Tywin debba essere umiliante per il gusto del, dell'umiliazione e basta. Cioè, Tywin è un personaggio talmente tanto importante che non può essere semplicemente morto mentre cacava. Perché ci aveva. spiegare perché è andato al bagno. Eh, perché aveva problemi di stomaco e stava cacando e eh, perché puzzava di merda. Ma perché. Però è ancora più bello proprio per questo. Tra, tra l'altro, volendo essere proprio clinici, no? Metti che il quadrello che gli ha sparato um, Tyrion Gli ha perforato lo stomaco Magari sì. quella puzza È perché l'acido è tutto riversato dentro Ha fatto schifo all'interno Le sole delle silenzio ci hanno provato E non ci sono riuscite Ad arginare no, questa cosa sì, ma... sì, sì. Tywin è morto così Perché doveva essere la fine Del grande Tywin Lannister Che purtroppo non cagava merda Non cagava oro Cagava merda come tutti cioè. e doveva puzzare perché tutta quella facciata di, di grandezza che aveva creato era solo una facciata dentro era morto invece la gente con questa teoria secondo me vuole cercare in qualche modo di rendere più epica e stile Game of Thrones una morte che in realtà è già così stile Game of Thrones cioè. eh, infatti così è in stile Game cioè. of Thrones ma comunque Passiamo niente. alla prossima. Diciamo che, comunque, a prescindere da tutto, è strano che sia così in alto questa teoria, cioè darla per basic ali canon. Sì, questa è. cioè, è anche possibile, perché non puoi dire è assolutamente impossibile, ma metterla al primo mi sembra altro. No, io, io, come canonica, questa è una verità, cioè, avrei dato anche altre cose come canoniche, ma anche fuori da sto Iceberg. cioè, rispetto a R più L uguale J, non puoi mettere allo stesso livello questa. Sì, vabbè quella è proprio la primissima cioè o oh, Robert Strong questi sono ah, almeno due livelli di differenza eh, non così non lo so andiamo avanti questa è un'altra teoria che un altro video teoria che abbiamo fatto ma tipo un sacco di tempo fa ormai spoilerini con la stessa voce che sentirete martedì perché questa coincidenza okay. è clamorosa okay. La lettera rosa, la teoria della lettera eh, sì, rosa. Sì, sì, sì. che ci fu l'introduzione fatta da Ezio, bastardo. È e... vero ah, che, mia... che un bastardo. Basta. Eh, si, sì, capisci la storia su Instagram? Sta salvata. Se andate sulle storie su Instagram, quelle salvate ne stanno giusto un paio. E una Ezio che ripete solo con la parola all'infinito. <ride> E qua pure, pure qua è stato paraculo quello che ha fatto il Mime. Perché non ha detto la lettera rosa scritta da, ha scritto semplicemente la lettera, lettera rosa. rosa, quindi. Sostanzialmente di base. Noi sappiamo che era scritta Ramsey. Perché quella è la firma. Se c'è una cospirazione, vuol dire che qualcun altro l'ha scritta senza entrare nel. E, e così. Ci sta che sia Canon, perché uno dice l'ha scritta un altro. Poi ci sono 3.000 teorie diverse, almeno una che è plausibile e canonica, ci sta. Sai che io avevo rimosso completamente la storia della lettera russa, tra l'altro, me la sì, proprio ci sta, fin fine, nel senso che pure credere che semplicemente la scritta Ramsey non è una cospirazione, non è sbagliato, che io trovo sempre improbabile che l'abbia scritta qualcun altro. Poi è vero che ci sono del delle incongruenze e cose varie, però boh. Sì, no, ma io idea ogni cinque giorni sulla su lettera rosa. Mi ricordo, non so perché, cercando robe, a un certo punto dissi: Ok, l'hanno scritta Mans Raider e Lady Dustin insieme, però non mi ricordo manco perché pensai questa cosa per mezz'ora nella mia testa. Poi non aveva senso. Avere. Vaffanculo, sì. Noi Beh, come teoria alternativa ci uscimmo fuori col fatto che più probabile fosse stato Stannis in collaborazione con, con, con i fratellini Greyjoy anche quella è un'idea che ogni tanto ci pensi che forse ha più senso questa, però poi mi chiedo sulle motivazioni di chi l'ha scritta e non, non riesco mai a capire il perché. Dico vaffanculo, la scritta Ramsey è stato lui, non lo so. Beh, L'unica cosa, l'unico dettaglio che mi fa proprio pensare per, più per Mans Raider è il fatto che abbia scritto corvi per parlare dei guardiani dell'aria. sì notte. perché utilizza quel termine proprio specifico di corvo nero, che su suona male, è detto così, i corvi neri uh, per indicare i guardiani e quindi c'è il sospetto che sia stato proprio un bruto a scrivere, cioè bruto poi non lo è propriamente, però un brutto a scrivere quella lettera, però... Però, cioè, poi mi chiedo sempre, ma che ci guadagna più di tanto? E dico, oh, basta. Eh, ma basta. maggior ragione. perché cosa significa che sta messa fra le canon? Cioè, che è canonico il fatto che non sappiamo la cosa. Quindi, cioè, Che è canonico che potrebbe, averla, che potrebbe esserci qualcosa dietro: è una cospirazione, C'è cioè, qualcosa di strano, qualcosa che non torna. Va bene, va bene, va bene, signore che ha scritto questo iceberg. Va bene. Comunque, la lettera rosa l'ha scritta George Martin. <ride> Giustamente, scusate, un momento fuori pensavo che Lupo si chiamasse Giorgio e Vittorio. Invece Gregorio. Bel nome, Gregorio, però Giorgio e Gregorio. Possiamo fare un duo comico. Giorgio e Gregorio, tu, 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 tu. Custodi legali. Pam, pam, pam. Bello bello. Devo fare due targhette. Le devo mettere inizio video di Lucio Vittorio, Gregorio. Una volta, una volta è arrivato uno. C'ha ragione Marco. Ha scritto in un commento: C'ha ragione Marco. Boh, chissà chi cazzo era Marco. Sono due. Uh... Vabbè. Okay, comunque ci aveva ragione. Sì, ci ha dato ragione. Però bisogna vedere se dava ragione a me o a te. L'importante ah, è importante. Che ci ha dato ragione. Oh, Cristo santo. Boh. Prossima. Cos'è? Cos'è? The Grave Digger. Qui dovrò metterlo così perché okay. Sì che pure è qua, The Grave Digger. Però non hai messo il nome, magari questo intendeva The Grave Digger a Sharadane. Non possiamo sapere. L'ho ave, tagliato Sandor. No, io non, no. Mm. Lo vedo tutto a destra. Sì, l'ho messo io a destra per vedere che c'è nell'iceberg. Nell ah, ok, Tiger, ok, ok. L'ho fatto apposta. È tutta la geometria Euclid, non euclidea. Cosa? Eh, pure. qua, questa pure è Canon. Diciamo i fratelli Clay -Gain vanno abbastanza insieme. Io non mi sono mai fatto troppi dubbi. Cioè quando... Ed è strano perché tendenzialmente io non, mi sono, non sono quello che si fa le teorie, però quando ho letto quel capitolo ho incontrato sto, sto becchino che scavava fosse robe varie, cioè porca troia lui. Eh... Eh, è lui c'è il cavallo che è il cavallo suo il cavallo super cattivo di, di sì. Sandor Preghe. sì sì, cioè non vedo, non vedo non vedo non vedo il motivo per cui debba essere un, una cosa non canonica quindi ho togliere proprio dalle teorie ormai. Ma ah, solo perché non è confermata al 100% dal libro. Però Ho, ho avuto un'epifanie. Se il Mastino fosse in qualche modo ispirato al mastino di Cullen. beh, ci sta! Circa. Non lo so. so. Cuculain o Cuculin, l'eroe del mito irlandese. Quello effettivamente Cucurino. viene chiamato così perché è il servetto di un altro signore nobile. che succedere un casino. E quindi lo chiamano il mastino di Cooling. Perché sì, è carino, però. Boh. Perché dovrebbe essere nel credo per redenzione. No, vuoi eh, una vita tranquilla. Io, no, io non penso che sia entrato nel credo perché le è venuta sì, no? l'ispirazione. Semplicemente vuole stare in pace e lì starà in pace. E gli auguro di rimanere su quell'isola e non uscire. Mai cioè, più. Sta lì, scava le fosse, fa... probabilmente fa altro anche. scava fosse, e basta. Cioè, lui sta in pace lì. Ha trovato la sua dimensione fuori dal conflitto. Alla fin fine, lui ha passato tutta la vita a essere veramente uno schiavo. Sia dal punto di vista materiale, perché era il servetto dei Lannister, sia dal punto di vista psicologico, perché con il fratello tutti i traumi. cioè Sto schifo di fratello che è un cavaliere che gli ha ustionato la faccia, quindi lui all'idea del cavalierato diviene lo schifo. A uh, vedere il fuoco c'ha cioè, paura. Uh, è, bru è brutale, ma allo stesso tempo vuole fare del bene, ma non può perché c'è cioè, il Lannister come padroni e Time sì, in Lannister. Sì, sì. Tutto è perché è una persona legale buona. Eh... Io rispondo solo a Daniello che dice Sandor è Undertaker perché fa il becchino Sandor è Undertaker e Kane contemporaneamente, perché ha anche il volto sfigurato a causa del fratello. Esatto. In realtà Martin è un grande fan della WWE, oltre che mai del, detto. football e tutto il resto, di, di tutto, qualsiasi cosa e, è, è possibile citare qualsiasi cosa all'interno delle cronache. Tra i travi il fratello ci sta tutto. Sì, sì, sì. È Undertaker e Kane messi insieme. È vero secondo me l'attore dovrebbe entrare in WWE ci starebbe ma ci starebbe sì, il fisico cioè... solo che poi lui al di fuori di, uh, di Gott ha sempre fatto ruoli in cui esce proprio paccioccone e pure in Gott è a suo modo paccioccone <ride> sì ma sai, lui sorride spesso poi con i capelli ordinati, tagliati corti è proprio, proprio pacciocchissimo lui lo veniva proprio simpatia Pu può andare in WWE a fare il paccioccone <ride> Uh, andiamo avanti? Sì, dai, pure questa era super uh, canon. Ecco, ottava teoria, già questa, trovarla qui, non è così scontato. Egon ecco, okay. è il falso Egon. Ok, ok. Eccolo lui, quanto è buono. Il mastino è zunderino. Eh, <ride> sì. del muore, sì, è zunderino. Non sta forse un pochettino troppo in alto. Aspetta. Ma voi l'avete visto il video in cui questo attore e quello di Tormund fanno una canzone insieme? Non so se è quello che vedemmo l'altra volta, sì, se... sono perché trovammo sia quello con, um, con Giora e Don Darion che cantano. I Don't Wonder Coast. I hope I don't fall in love with you. Eh, ma vedemmo anche l'altro che stavano insieme noi e due, i simpaticoni. Okay, okay. Allora sì, l'abbiamo visto pure un po' di tempo, cioè non troppo tempo. Sì, fa. tipo tre settimane fa. Sì, no, per quanto... Ri... Cioè perché dici che è troppo in alto Fake Egon? Così canonico, lo diamo già così tanto per scontato che lui sia falso Egon. Senti, a me è capitato di vedere dei video di gente che siccome questa teoria è talmente considerata canonica nel fandom, Cominciano a dire che in realtà fake Egon è real Egon. Ci cioè, ha fatto il giro. <ride> giro. Ci cioè, ha il giro. Ci sono dai. quelli che trovano cose a supporto di Egon che sarebbe in realtà quello vero. Perché ormai di base lo chiamano fake Egon. Ragazzi, allora. no. Lo so che... Non, non è che ho detto che deve stare nel fondo dell'iceberg, ho detto che sta un pochettino troppo in alto, cioè qua stiamo parlando del canonico praticamente. Cioè, cioè se Sandor Cleghen lo vedi con i tuoi occhi che sta lì ed è palesemente il becchino, qui è molto probabile, ma ancora... Cioè non è così la... scontato, il problema non è che è, non è ovvio, perché ci sta, cioè è anche abbastanza palese, però non è così scontato, capite? Mm. Se, comunque io sono quasi un fan di quelli che ora pensano che sia il vero Egon perché dopo tanti anni a pensare il falso Egon è un Blackfire di qua e un figlio di qualcun altro di là alla comunque... fine si scopre che è il vero Egon, io impazzisco comunque per spiegarla molto brevemente la teoria tratta del fatto che Egon che sta arrivando da Essos accompagnato da Griff, da John Connington in realtà non sia ovviamente Aegon, il figlio redivivo uh, di Regar, che non è stato schiacciato da Montagne e compare in quella serata tragica, ma si è salvato per opera di Varys, Bensì sarebbe l'ultimo erede maschio dalla linea femminile dei Blackfire. Pure anche altro, perché là ha detto fake Egon in generale, magari anche semplicemente uno che ha le fattezze Targaryen. Non Giusto, è... Poi potremmo ampliare giustamente la teoria, però, Anche se a quel punto... Cioè se è proprio è falso deve essere per forza un Blackfire, se no non ha senso sì, nell'introduzione non... del Blackfire... Non capisco perché cioè, Solo perché c'è un lealista Blackfire adesso, dice, beh, buttiamo uno con i capelli bianchi là, fottiamocene di tutto. Cos'è... Insomma, eh... C'è un non sa che lui è un falso drago. Eh sì, no, John Connington è convintissimo che... che Egon è il figlio di Regar. Lui sta facendo tutto questo perché vuole fare qualcosa di positivo per Regar. Ma secondo me il punto cosa è che secondo me neanche Egon sa di essere un falso. Quindi, figuriamoci, John. Io ne sono convintissimo che se uh, Egon è falso. Egon non sa di essere falso, non penso neanche sappia di essere. Affiliato con qualcuno dei Blackfire perché, tra l'altro, gli hanno insegnata loro la storia, capito? Quindi <ride> gli possono aver detto qualsiasi cosa: Ho detto, no, no, tu stai nella compagnia dorata perché eh, ci siamo redenti, è bella noi. perché eh. sono, sono diventati bravi, viva Targaryen! Viva, <ride> viva. E, con, e, intanto il teschio di A piange, Billy Foster. Grazie, grazie mille, siete dei mitici. Grazie, grazie mille, grazie mille, gentilissimo. Uh, non so, vogliamo andare avanti allora? Andiamo... Sì, sì. Allora, questo che cacchio sarebbe, no? Daenerys? Azorai, forse? No, dovrebbe essere la legittima regina, forse. Ah, okay. No, io ho preso un'immagine sola per Daenerys, perché tanto... Ah, ok. Allora qui sono accanto le teorie. Le teorie sono Denys e Azorai e Deneris è la legittima regina di, di Westeros. Eh, tipo io queste due canon fino a un certo punto. Cioè è la legittima regina di Westeros. Dipende dal okay. ragionamento che uno fa perché se tu prendi in considerazione sui Targaryen. Sì, ok, morto eris il folle morto Rhaegar, morto Viserys, rimane lei. Però è eh, Robert, scusami, perché non dobbiamo considerare Robert e quindi i suoi eredi. Dico solo tre parole, diritto di conquista. Che, che è lo stesso con cui Targaryen si sono presi Westeros. Ah, allora, poniamo l'idea che Daenerys vinca la, la guerra allora. Cioè a quel punto tu puoi dire, va bene, tenere se l'erede altruno altro uno perché scaccia di nuovo i baratti, non si riprende eh, lei così, sì. quando Targary, per l'erede. Però in questo caso devono avverarsi le condizioni per cui Egon è il falso Egon e John non è un figlio legittimo ma illegittimo di Regar e, e Eliana oppure non sia completamente il figlio uh, di Regar e quindi in quel caso è canonica una cosa. Ma se... Dobbiamo mettere come super canonica R2L uguale J, mettere insieme nella canonicità pure questa è una cazzata. Sì, sì non ha senso. Cioè, secondo me, quest... quello che ha fatto questo meme è più fan di Daenerys, perché in questo tier ci sono Daenerys e Azorai, in quello sotto Jones Snow e Azorai, quindi si vede che lui preferisce Daenerys e l'ha messa sopra sopra. Però... Cioè... Se, se ne può discutere della legittimità al trono di Daenerys, ma non è una cosa assolutamente canonica, certa, sicura. Serdavos Davos sì, a... trono! Ser sarebbe un grandissimo re, altro che chiacchiere. Lei non per è lui. più re di Robert Baratheon, ma infatti... E, ne... Appunto, appunto. E Stannis per, cioè, per me è più legittimo perché... Ufficialmente, l'ultimo re sul trono è stato Robert morto. Lui, scoperto che i figli Non sono suoi, l'erede. Legittimo. È Stannis, e, e poi Sciences, eh, esatto. ragazzi, esatto. Shirin. è la regina Shireen è la regina eh, leg legittima. Poi per quanto riguarda invece Deneris, Azzonai, questo è già. Più, più, più canonico di, di, di tante altre cose da fin fine sì, eh, poi bisogna vedere cosa vuol dire essere azorai poi bisogna vedere se c'è solo un azorai più azorai e così via io non metterei sopra deneris e sotto john li metterei entrambi nel forse diciamo però che... a livello di, di completezza della, della storia di azorai no sì, lei cioè, è quella che sta avanti. È, è quella che comunque ha riforgiato un'arma di fuoco dal cuore dell'amore, quindi per il fatto sì. che ha messo sulla pira caldrogo Drogo, e dalla pira è nato poi, dal sacrificio, è nato il trittico di draghi, che dovrebbe essere sì, tipo l'unica sì, arma. Cioè... Tra l'altro al Drogo lo uccide materialmente lei, come Nissanissa. Nissa. Sì. Lei è nata sull'isola, quindi il fumo e il, fu il sale, cioè è quella che ha più check al momento. Sì, poi John c'è il piccolo problema che sono 11 anni che sta lì morto. In realtà eh... la profezia diceva, risorgerai dopo 11 anni di azione. Sì, 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 poi esce la postilla scritta, ecco perché Martin non ha scritto il libro, perché è 11 anni. Mannaggia al cazzo. Vabbè, eh, niente, già cioè, su questo Dunque... si può discutere un pochettino di più. No, sì. cioè, secondo me ci sta, però non è solo lei, poi ci saranno altre figure, Azorai sicuramente non è... Cioè, la leggenda che sappiamo è solo una parte della realtà, va spiegata meglio. Però sicuramente Daenerys, Jon, forse anche Bran c'entrano qualcosa con questi eroi mitologici del passato. Tra l'altro, noi stavamo parlando di teorie assurde di cui mi sono già dimenticato tutto quanto dei discorsi che sabato. Sì, me e dovevo scrivere lo scordato tu. Eppure io e stavamo parlando del fatto che uh, ci, ci sono cose dotrache di, di mezzo. Ho fatto, fatto una teoria stranissima. In me la sono inventato yeah, così al cazzo. Yeah, yeah. Uh, ve ne parleremo poi quando arriveremo all'ultimo posto, all'ultimo gradino, aggiungeremo le nostre, quelle proprio fatte perché ci dobbiamo divertire. Insomma, sì, ma sì. scrivo. andiamo avanti viva Daenerys che stiamo facendo la serie su Daenerys guardatela che bello. e, e invece Jon Jon e, e io, però questa qua avevo messo l'immagine accanto a Daenerys perché ho detto magari ne parliamo tutti insieme però in realtà è nel tier uh, sotto però... e lui è più o meno uh, ve lo sottolineo con l'immagine stessa tra, nello spazio tra Azorai e John, sopra. C'è scritto John e Azorai. Tra l'altro, è, ecco. è anche abbastanza sotto nel secondo tier. Tra l'altro, sì, a la parte medio-bassa. E... e niente, per lui valgono quei discorsi là: Cioè, fino a quando non resuscita. Magari quando resusciterà, ci sarà di mezzo il sale o il fumo. Se magari verrà acceso qualche fuoco, la spada magica già ce l'ha Fin del sì. leader dei Guardiani della Notte che secondo alcune teorie sono i Guardiani della Notte stessi la, la, la Lightbringer più che altro ci sta perché comunque John è, è l'unico personaggio fantasy stereotipato canonico, cioè il protagonista fantasy, tutte le immagini tendenzialmente con sia il carattere che le fattezze di John è il ragazzo comune preso in un mondo più grande di lui che si deve far strada perché ha una grande missione sulle spalle. È forse il personaggio più classico fantasy che c'è in Game of Thrones. A livello di protagonisti, ecco, ed è per questo che in realtà non resusciterà mai più. Ma cioè, nel... Grazie. Martin deve morire, e quindi non resuscita un cazzo di niente. Scusa. In realtà, <ride> George Martin è a Zorai. Ho perso la mia compostezza, non succederà a me. Mm il mio classico aplomb <ride> però anche lui ci sta, solo che è rimasto indietro perché sono, ripeto, sono 11 anni che è morto quindi le caratteristiche del, del suo essere zazzai non, non, non ne abbiamo tutte quante per quanto tipo la stella rossa insanguinata il fumo tutte quelle robe lì citazioni allo sport, i giganti che fanno cose mannaggia al cazzo Martin a Cazzo marte. <ride> no, la mia. Eh, io io eh, me ne l'ho sì. fatto. Il personaggio mio su Koso, su Fate, ragazzi. Poi un giorno lo racconterò. Una storia per un'altra live. È una storia per un'altra live. Si, sì. allora. Come... Prossimo, uh, passiamo a Lian. Abbiamo quasi finito il primo. Ho finito col figlio. Andiamo. Andiamo con la mamma. Andiamo con mamma Lianna. Mamma La Lianna è il cavaliere del salice piangente e ridente. Questa illustrazione è veramente figa. Posso dire? Beh sì, sì, molto carino. Molto, molto carino. Eh... Le alternative sono o è Lianna o è Aulandred, che il giorno prima era l'uomo più scarto del mondo. E il giorno dopo ha avuto i poteri magici degli antichi dei che non funzionano così. Questo non è Superman. Eh... Come fa a non essere Lianna? No. Cioè, questa è veramente canon super canon. Allora, sì, questa non, non è canon solo perché Martin non ci ha scritto la postina nelle appendici come per Bloodraven, non ha scritto dalla Lianna Stark, che andò a combattere al torneo. Vestita come il cavaliere d'occurso sorridente. Vabbè, eh, cioè, vabbè, cioè, non, non è canonico solo per quello. C'è pure il dettaglio della voce che rimbombava nell'armatura, quindi sembrava più pesante, giusto per dire. È una voce di donna, però in realtà non si capiva. Ve lo devo scrivere in maniera più esplicita? No, Martin, non abbiamo capito, va bene così. Sì, cioè, qua non c'è veramente nulla da discutere. Penso che sia una delle cose più caro. Che, oh, tra l'altro, anche come la RQL uguale J, forse l'unica cosa non canonica di quella coppia sono le motivazioni, ma che ci sia stato ormai è quasi del tutto scontato. Poi c'è sempre spazio per le sorprese, c'è sempre spazio per essere smentiti a quel punto. Eh, perché sì. Comunque ci sono teorie tipo il egg non è proprio di questa scuola di pensiero. E... Vabbè. No. Oppure dice Nicolò, viva il raffreddore, per questo la voce era bassa. Mi viene in mente Fibi di... di Friends sì. c'è cioè, il raffreddore. La, la voce, voce sexy. sexy. Ciao, continua, buon ho fatto la voce più schifosa del mondo io, io quando ho la voce la ho parlo da quando si sì, altro che voce più sempre sì. sì, sto chiuso, quando cioè c'è la mia voce è tutta così, più non so chiuso ragazzi. Ho avviso nel gameplay, il primo video Lucio non sì. si sente quasi per niente. Anche colpa del volume del gioco che è troppo alto. Ma io, soprattutto, perché poi io lo so che devo parlare con la voce alta, no? Anche durante i video. Infatti, se notate, magari a inizio video e eh, Valer Morguris, ragazzi, poi me ne scordo. Allora, oggi parliamo di Regar, parliamo di Liana. Tra, tra l'altro, voi non lo vedete mai perché io taglio sempre la parte in cui c'è la fase di ispirazione di Lucio. Lucio, quando io incomincio a parlare, va si carica, poi piano piano va in sgonfiamento ovviamente <ride> perché perdo l'aria nei polmoni e non riesco più a parlare alla voce alta io parlo a voce troppo alta e lo so, perché ho la voce troppo alta lui ha la voce sì. bassa Quel problema non è il volume ma proprio il tono l'equalizzazione vabbè ci togliamo Diana dicendo che è canonico come la merda sì Volete che apro un OnlyFans, bambini? Mm -hmm. Sembravi. Vabbè, <ride> un serial killer. E eh, vanno poi. Sono sexy, serial killer. Tutti quanti, serial killer. C'hanno un... 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 una folla di fans adoranti. panza doranti. Chiamo... Prossima stagione di Mind Hunter. <ride> Sta Vittorio nella nell cella che viene interrogato. <ride> Clarisse. A caso, va bene. Allora, um, questa è già più interessante, già meno canonica, in realtà, secondo me. Anche se abbastanza scontata, eh, il signor Alleras, sì, il signorissimo I signor Alleras, questo allora, no. la... no, non ce la lascio al centro, ragazzi, se no, non si vede un cazzo, <ride> e poi questa è, sì, e poi questa cosa è strana. Vabbè, Alleras. Qui si vede tutto il genio, l'intrigo, la, la follia di Martin. Darian. Letto, a, letto al contrario è Sarella, che è il nome di, di una delle figlie di Oberyn. Che però non è questa la teoria, è un'altra, giustamente. Perché questa è proprio... Lo devi solo leggere al contrario. <ride> allora, Darian. Sarella. Putta puttana. si è ben sforzato, ma... C'è qualcosa in comune tra Martin e Adriano Cerentano, mm. l'abbiamo trovata. Mm. Però qua in realtà eh, la, la teoria riguarda la Sfinge perché a un certo punto io questa cosa a me fa, fa uscire di testa, perché Maestro Emon è stato 90 anni tutto tranquillo, se stava lì alla barriera, al freddo, a, con i corvi, eccetera, poi si allontana a 5 minuti dalla barriera, comincia a sbarellare, a dire cose a caso. Tra cui eh, la Sfinge non è... Come, come, come si traduce rid, Riddle? l'enigma no, eh, Non è quella che fa gli enigmi, ma è l'enigma. Sam, Sam, la Sfinge. Oh, ma che, che si è fumato, maestro Emo. Una vita, tutto tranquillo. è come, è come noi, che all'inizio non facevamo le teorie, poi siamo, siamo iniziati a... a impazzire, a trattarle così, maestro Emo. Ma, ma no, guarda, noi, noi, noi le trattiamo le teorie sempre in maniera nostra. Cioè... Ci cioè, facciamo sto, sto guazzaguglio qui di, di, di merda, diciamo no, è una merda, ragazzi, no. Eh, il Maestro Emon ci ha voluto che mettesse piede su quella cazzo di nave per, perché perdessi il controllo, gli è partito il, il Regar Targaryen. Eh, profezie, mo se ne faccio 6 o 7 per insieme. Perché poi dice altre cose strane su uova di drago, candele di, di ossidiana, eccetera. E poi spara sta cosa a caso. Dovrebbe essere un riferimento ad Alderas e che è Isarella perché viene chiamata La Sfinge e si trova la cittadella il cui simbolo è anche la Sfinge. Ok, questa cosa è, è questa sostanzialmente. Non aveva preso una medicina? Sì, ma quando ha messo piede sul, su, sul ponte di una nave. che C'è cioè, cioè qualche problema fra i Targaryen e le navi? Allora, ecco perché c'erano solo. Uh, I cosi, i velarion per nave, perché i Italia si mettevano un piede in barca e impazzivano? Cioè, lui soffre il mal di mare solo che anziché vomitare cibo, vomita. Sogni di drago, capito? Vomita. Cazzuali. <ride> Oh, sto male, la sfinge, le candele non si accendono 114 anni, forse Marvel gli ha indotto delle visioni con le candele Made, Ma che bisogno c'era di mandargliele solo adesso le cazzo delle visioni Quindi gli ha fatto venire un coccolone praticamente, cioè, fin i 90 anni poverito cioè, Alla fin oh, fine tu dici, gliel'ha ha fatte venire in concomitanza con uh, la rinascita dei draghi a Essos, Maimon già sapeva prima di partire che c'era Daenerys a Essos con i draghi, capito? Cioè... Sì. Poi vabbè, ragazzi, là stava per morire, stava male, la febbre ovvio che c'entra questo, però mi ha fatto sempre ridere questo fatto che se a fine si allontana dalla barriera perde la compostezza e. Sì, la barriera blocca i poteri targari, eppure questa potrebbe essere una roba che magari è la barriera. Perché effettivamente tu ci pensi, sta delirando, va bene, quindi adesso ha il freno inibitorio, l'ha levato, C'ha la febbre, sì, sì, sta sì. dicendo le sue cazzate perché se le ha tenute in uh, cor suo come la Madonna per uh, cento anni e eh, va bene. Però tipo in alcuni momenti con John, con Sam, in cui è stato da solo, in cui diceva le sue perle di saggezza, cazzi e mazzi. Non dico che doveva dire a John, io so per certo, perché mi ha scritto tuo papà il giorno che sei nato, che tu sei... Ok, però se c'è qualche tro... cosa di più universale ah, legato a... Perché non penso che si riferisca a, a Regar, se parla di Sfinge, dell'Enigma e rubevare, penso si riferisce a qualcuno... Cioè, comunque è strano, perché Maestro Emon dovrebbe avere una profezia su una ragazza che sta alla cittadella? È proprio una cosa un po' campasenale. Eh, Vabbè, lo, lo sbarello premorte. I draghi blocca di sicuro la barriera? Ho i miei dubbi, eh, però so. No, per il fatto che Alisanne non riusciva a volare oltre la barriera. Però bisognava vedere quanto ha insistito e... Se, di volare, se ci puoi volare di fianco se ci puoi volare molto più in alto se questa cosa è all'infinito non lo so eh, però vabbè è, è troppo strana come cosa no, però a fatto. me comunque sembra troppo strana è veramente troppo strana come cosa non si potrebbe legare al fatto che Cyberwing non riuscisse a attraversare la base forse la base in realtà, in realtà sì, sì questa cosa ha senso in realtà però tipo Melisandre, da quando è alla barriera, ha i poteri che si sente più potenziata. Però Jon, quando supera la barriera, perde il contatto con Conspetto. con l'uomo. Cioè, vabbè, ma il fatto che la barriera faccia da muro magico da una parte all'altra lo sappiamo di base, perché i non morti non la possono attraversare, eccetera, eccetera, gli estranei, eccetera, eccetera. Quindi questo c'è sicuro. Il modo in cui posso interagire con i poteri profetici non lo so, perché tipo Melisandre vede robe nel fuoco come se non ci fosse un domani. Io... Mi sa si è scordata di fare il giro largo. Io, Io... fossi stato in lei, avrei provato. Io... C'è l'altra teoria però a quel punto, eh, sul fatto di Melisandre da chi, di, da chi origina i poteri. Eh, eh, perché a quel punto uno dice... Perché a uno arrivano le visioni... Perché là, se no. noi Targaryen no, ma Melisandre sì, io me ne sono uscito fuori l'altro giorno mentre citavamo i video col fatto che in realtà uh, il dio che serve Medisandre, consapevolmente o meno, non è il dio della luce, come lo intendiamo noi, buono, ma che in realtà R'hllor si è il pezzo di merda. Sì, sì, sì. Sempre se esiste un dio della luce... Ecco, cioè comunque le ombre, perché R'hllor... Eh sì, le ombre sono... sono originate dalla luce. Sì, ok, me li sa, però la forma d'ombra dei chierici non è legata proprio alle divinità buone, ecco. Insomma... Ma yeah, perché lei mischia i poteri che ha imparato ad Asciai con le cose di Rollor? Però le cose di Asciai sono... sono no, non, non ti puoi fidare. Insomma. È un ah, discorso molto, molto, molto complesso. Comple. Eh. Non di tutto so. abbiamo parlato, tranne che di Alleras, perché... Non c'entra un cazzo. Non c'entra un cazzo. Poi questa qui... Non è, non è, non è canonica? Non, non lo è? Che sia stata ne... Olenna a mettere sto cazzo di velino. Come fa a non essere canonica? Come fa a essere una teoria questa? Senti, infatti... Vabbè, in realtà vedemmo che ci sono persone che pensano che siano stati La qualunque a mettere il velino. Quindi c'è gente che rifiuta essere, a, a, di dire che sono stati i Tyrell Poi magari, F fisicamente non è stata lei perché non ci arrivano è lo stesso out, discorso out, di Juron a quel punto, va bene, eh, sì, non sì, è sì. stato lui a uccidere fisicamente Balon. Ha chiamato un assassino senza volto. Chi per lui, eh, sì, questa. Cioè, sì. Secondo me, so alcuni la possono considerare come una teoria. Perché non ci credono. Perché credono sia stato qualcun altro. Perché credono alle cose alternative. Però di base è stata Olena. Cioè. Sì, ma pure che no. hanno fatto il, pa il passaggio tipo palla da football nel frattempo. Top, prendi questo qua va, lì, vai. Vai, 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 vai sud. Hai visto mai. Come si chiama? Uh, Now You See Me. Sì. Il film. Sì, sì, Is sì. Sì, si sì, passano la sì. carta per non farsi vedere la stessa cosa con il gioiello di Sansa sì, cioè, mi sta bene, però comunque il mastermind qui è cosa? È Olenna, sì, qui, sì, è... Sì, sì, sì. come in tutti ma... i piani relativi ai Tyrell. Il mastermind ma... è Olenna perché mi sa che lo facciamo pure il video. Diciamo che magari Garland era quello più vicino, sì, 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 magari sì. lui ha avuto il veleno. Però. Sì, ma non è che quelli si svegliano la mattina, a Garland dice vabbè vado a avvelenare il re. cioè non lo fanno di loro spontanea volontà. Non c'hanno le palle, ragazzi. E ci pensi, garla nel mastermind vero dei Tyrell. Così, <ride> totalmente a caso. Con una nonna del genere non c'è bisogno di essere un mastermind. Vedi la regina Elisabetta che sta ancora sul trono. No, vabbè. Ma qui è palesemente Sì, abbiamo fatto i video e abbiamo parlato anche abbastanza approfonditamente della sì. cosa. Vabbè, di questi argomenti abbiamo fatto un video la maggior parte e infatti la prossima teoria è la cosa la, le fry pie ah sì questa è proprio la thumbnail del video nostro e anche questo come fa a non essere canonica eh sì cioè perché tu lo sai che è così perché sono spariti i frei questo fa le frecciatine però non è scritto e ci sarà un motivo ah. se Martina ha scritto le frecciatine non è che devi fatti la teoria per capire e Sweeney Todd qua eh, che no, cazzo sì, sì, <ride> no. comunque sì la... se non vi stanno simpatici i Frey mangiateveli è questa la, la teoria pai, detto, ha detto anche Martin cucinare... si è letto la saga di Corsung giustamente Wyman Manderli ha fatto cucinare un po' di Frey misteriosamente spariti il capitolo precedente e gli ha fatti mangiare tanti Frey quindi M mentre faceva cantare le canzoni sul fuoco ratto, uh, signor Bardo. almeno 15 volte di sì. tutta la Signor Bardo, potrebbe cantare delle canzoni sul cannibalismo mentre mangio questo pasticcio di carne così a caso? Oh, e quei tre fray li avete più trovati? Mm. Buoni, oh, Bu mm, carne presa direttamente dai pascoli delle torri gemelle. Ma c'è un fiume alle torri gemelle. Eh, vabbè. Pascoli comunque, pazienza, pazienza, pazienza. che abbondanza di bestiame alle Torri Gemelle. No, non è vero. Sì, che è vero. Vabbè, uh, dovrebbe essere questa l'ultima. Del um, sì, è l'ultima del primo tier ed è la uh, Battle of Blood. Che io, francamente, non sapevo fosse tipo oggetto di una teoria vera e propria. si sì, che non è una teoria. Cioè, che, che teoria è? Ci sarà una battaglia a, a vecchia città tra Euron e i suoi Greyjoy e gente dell'altopiano. Cioè, come fai a dire che è una teoria questa? Cioè, la teoria, questa è una thumbnail del video di Preston Jacobs che l'ha chiamato così si usa chiamare così questa battaglia ma non è il nome ufficiale la teoria è che verranno evocate cose dal mare ok l'abbiamo quasi visto praticamente cioè sta ci sono sta per fare un sacrificio Perso sono preti e, e pseudo maghi lì per essere sacrificati cioè il sangue già si è visto che... pure che evoca solo dei kraken c è, c è, ma è anche abbastanza ovvio cioè, lo facevano fino a 300 anni prima che, ma, cioè avevano i Kraken nel mare non è che è tutta sta cazzo di, di insomma Vabbè. Cioè, non, è solo, è solo da, da, da aspettare sta succedendo forse anche perché in questo caso c'è stato il capitolo il capitolo non è pubblicato quindi tu dici non è canonico al 100% c'è cioè, l'iceberg dei Power Rangers io adesso voglio vederlo no, io e dei tutto. power no a quanto pare Adesso ho bisogno di leggerlo. Ciao Saia, buonasera. Buonasera, battaglia lunga 11 anni, Me Meclione. Saluti a tutti. Un saluto a tutti quanti, ragazzi. Mi raccomando, Buona registrazione. E eh, vabbè, niente. Io andrei avanti a questo punto. Tanto di se ne frega. Devo eh, ancora a fare il secondo diciamo tier. Che... Sì, ma andiamo più velocemente, magari. Anche se questo qui in realtà si meriterebbe un pochettino di attenzione in più, ma forse non basterebbe un video di una ventina di minuti per stare a elencare tutte quante le similitudini fra questi tre galantuomini e gentil donne. Sono... Eh... sono i tre protagonisti, tutti orfani di madre, come. La stereotipo fantasy, cioè, la, la, la teoria è le somiglianze fra John Neri e Tyrion. Tra Poi, è qua non è una teoria, è un dato di fatto che questi personaggi hanno delle somiglianze. Sono le stesse somiglianze che fanno bastare poi la, la teoria per cui Tyrion in realtà sia il figlio di, di Aerys Folle alla fine. Sì, o una possibile testa del drago. Ecco, quindi... Magari all'inizio Martin voleva che tutti e tre fossero dei Targaryen, e in particolare Tyrion e Jon avevano la somiglianza di essere un Targaryen in incognito, anche se magari su Tyrion poi le idee sono cambiate. Si spera, io lo spero vivamente che siano cambiate quindi, le idee svegli. su Tyrion. Non, non lo voglio Targaryen Tyrion per carità no. fin quando doveva essere la trilogia tre libri eccetera eccetera non c'erano troppi casini eccetera andava bene però così è più bello figlio di Tywin sì c'è proprio tu, quel pezzo della ziona Jenna che dice il vero figlio di Tywin è proprio Tyrion e tutta quella roba lì cioè mi dispiacerebbe a parte che sarebbe una rottura di coglioni è come con eh, I Saiyan, i Kryptoniani, eh, tutti quanti, l'ultimo dei Saiyan, l'ultimo dei figli di Krypton Poi ne spuntano 47 dietro l'angolo, cioè non dall'altra parte della galassia Dietro l'angolo, e così qui Targaryen Benissima. E ne spunta uno a Grande Inverno e uno a roccia. Eh, sì, a Castelgranito Un altro sta a Essos, ma forse non è un Targaryen uno nel nord con degli alberi negli occhi. Ah, te ha cazzo, scusate, non si sono estinti un cazzo. le teorie vogliono uscire a starà ancora viva, lei pure la consideriamo una Targaryen. c'è tutto il discorso, quel col mega colpo di scena, sai, il mio nome è John, quando ero prima, prima di, di diventare guaglione della notte, il mio nome era Emma Targaryen. Oh mio dio, c'è un altro Targari in vita e ne stanno 47 in fila oltre la barriera, stipidi di puttana. <ride> in realtà è tutto un mastermind dei Targaryen loro si fingono morti per non pagare le tasse però poi in realtà la famiglia ha, ha più membri di, di casa Dane per dire cioè i Dane che non hanno avuto tutta la, la morte della guerra eccetera non, non se ne vede uno invece i Targaryen ne esce in ogni angolo del mondo Francesco 09 ci dice per me John è il figlio di Eis con un discorso tipo Tiglion feto Francesco 09 fatti curare non dico proprio da fratello, fatti curare. Ma, fai, prendi il meme e facci pure tu un, un iceberg. Che ci sta, e... Genna top zia. Si, sì. Genna top zia poco ma sicuro. E yeah, andrei avanti dritto e sicuro come un siluro. Che era successo? E dritto e sicuro come un siluro. Parliamo del fatto che Ramsay dovrebbe aver castrato Dion. Diciamo che chi non ha letto i libri può dire, ma come? Non è vera sta cosa. Non, non viene detto esplicitamente. Ci sono dei momenti in cui Dion circa rifiuta la compagnia femminile e tutto il resto. Però effettivamente non si sa se è funzionante o no. Lui dice tipo non sono più un uomo o cose del genere, che può vuol dire questo, può vuol dire altro. Che comunque Siccome poi c'è stata pure la tempo. serie, diranno le prime stagioni, sa, sa di conferma, quindi sì. Sì, nella, nella serie cioè, hanno fatto questa serie, questa scena è molto cringissima, che, lo so che ho sbagliato a dirlo, molto cringissima, proprio per sottolineare quanto è terribile tutta questa scena proprio a livello di impatto visivo, però qui l'hanno voluto fare in questa maniera psicopatico, Ramsey... E... Hanno confermato con questo giochetto qui e con la scatoletta che poi inviano a coso, non mi ricordo più come si chiama, Balon, che il pipino di Dion ha fatto ciao ciao! Però... Eh. Non è proprio scritto al 100% sicuro nei libri. Ma quando scalda Jane è specificato a chi usi la lingua. Federico, senza spesa, ma quando si spesa. scalda qualcuno, tendenzialmente lo si fa con la lingua, si chiamano preliminari per questo. Comunque, penso, di sì. penso che sia specificato. Non, non, non ho più riletto quella parte, però. Non mi fate che non viene mai detto nei libri specifici. No, esplicitamente che... non viene mai detto. Castrato, quindi... eh. Un saluto. Mettete un mi piace per Tion e il suo pene. Arrivano tutti, i non mi piace. Adesso non si vedono più. I non mi piace. Quindi chi se ne può? Ah, va bene. Allora, prossima teoria, ne abbiamo parlato recentemente. In realtà, non proprio recentissimamente, però non è passato troppo tempo. Benjen e Mani Fredde, e questa andrebbe cancellata da qui perché addirittura c'è la nota di Martin famosissima. Monotoni eh, Martin ci dice che Benjen non è mani Ce l'ha mandata all'editore Fotografata Diffusa nell'Interlink Nella serie invece è così Ne abbiamo parlato in video parecchio Quanto è venuto quel video? Era, era lunghetto no? Sì no normale Un normale. video di 8 ore Però sì 20 minuti forse mm, non so, Insomma No, sì, due sono le cose. O oh, Martin ha detto no ed è vero. o Martin ha mentito al suo editore. O oh, l'editore ha mentito perché voleva far salire il colpo di schiena. L'editore eh... si fa le note da solo. Sì, sì, sì. E Benjen, no. Eh... Bravo, editore, bravo, si dà eh... le pacche. <ride> per vendere più libri, per far vedere più di più la serie, direi che è. Vabbè, comunque c'è il video apposito per Benjamin Manifred, e anche per questo c'è il video apposito, video che vi invito ancora più caldamente di quello di Benjamin a guardare per Jamie e il Valon come teoria. Sì, sì. Facciamo l'introduzione, grazie ad Andrea, alle ragazze che ci aiutarono. Ragazzi, mi raccomando che questo video ci cioè, abbiamo messo un sacco di tempo pure a farlo ai tempi. È stato. È stato uno dei più belli, forse. Eh. Uh, eh, stamattina scherzo. mi sono rivisto la Torre della Gioia. Giusto per dirlo, ah, okay. perché ciclicamente devo andarmela a rivedere il toro bianco. Il toro bianco. Tanto noi, quando registriamo i video, diciamo a caso il toro bianco, cercando <ride> di imitare la voce di, di Riccardo quando ce lo fece, fallendo miseramente Purtroppo. il toro bianco. Eh, sì, vabbè, il Valoncar lo sapete, questa profezia che è stata fatta a Cersei, che sarebbe stata uccisa a un certo punto, da un fratello minore, che può voler dire duemila cose. però, tra tutte le teorie, la nostra preferita è quella del fandom in generale: che Jamie sarà questo Valoncar. Eh sì, dai, è la più bella. È assolutamente la più bella. Raga, molti non capiscono che se si è ucciso Melara, che faccio per spiegare? Manda il video. L lo diciamo. perdiamo tre minuti per dire sì, no, così, però l'ha uccisa. Vai. Eh... Cioè, magari pure là non viene detto esplicitamente, però poi lei c'ha i sensi di colpa per la morte di Melara. Cioè, perché c'ha i sensi di colpa per la morte di, di quella bambina? Lo, lo spieghiamo nel video. Cioè. Eh abbiamo perso 25 minuti per spiegare questa cosa, quindi vai, andate. E a quanto pare siamo aff degli affezionati di questo tier della, uh, de delle, delle teorie. Che senso? È perché dopo Benjamin Iffred, dopo Valoncar, Giogen Paste. Ah, sono tutte cose che abbiamo fatto... Questa è una delle tabù più belle del mondo, secondo me. <ride> sì. Vabbè, perché io poi sono affezionato ad Hannibal, quindi piaceva piacere vedere... Mikkelsen. quindi dai. dai io tipo questa qua è una delle teorie più più popolari però io la vedo ancora troppo poco probabile cioè non che la vedo poco probabile è molto probabile perché ci sta che questi utilizzino il sangue di Jorgen per aumentare i poteri di un altro però di fatti succede tutto in poco tempo cioè, nello stesso capitolo, Bran uh, mangia la Jojen Paste e poi la sera, prima di andare a dormire, non trova Jojen. Cioè, è sparito per mezz'ora Jojen, è un po' poco. Dire, ah, è sparito Jojen, chissà dove è andato. Sì, calma, è sparito per un attimo, magari è andato a cacare. <ride> Pure Jojen ha <ride> le sue... E se in realtà la Jojen Paste... <ride> No. un saluto a Gianni Morande dai sì. eh, lo sapevo lo sento eh, quindi diciamo che ne abbiamo parlato. a me piace come idea sì eh, sì no pure a me figurati. però effettivamente non è che siccome per una che poi tra lo vediamo consumare una singola volta uh, cioè, capite in un capitolo che lui si mangia sta resina in piastro eh, ok, eh, però sì, cioè, che cazzo, povero Giorgio. Cioè, non vediamo neanche Mera. Si sono mangiati pure Mera. Cioè, non, per, per dieci minuti non vediamo neanche Odor. Si sono mangiati pure Odor. Cioè, capito? Pensi, sì, il sangue di Odor ti fa diventare. Magari diventa altissimo a Bran mangiandolo. Però per l'uso delle parole. Dice solo Bran Bran. <ride> brun brun, bran. Brun. Non si può sentire Bran Bran, però. Eh, capito? In quei capitoli noi stiamo per lo più in visioni e deliri di Bran. Eh, ma ma Giorgen sa eh, di Rana. mi pare giusto. Con Odor mangi oh. un inverno, figlio. <ride> povero Odor. Non parliamo di teorie vero. su Mera, per favore, che ho ancora in testa quella su lei e Bran. Eh, ma mi sa che sta tra le ultime. Sì, perché... mi pare che ah, non mi ricordo vero. se stava nel terzo ultimo tier o meno, vabbè. Dovrebbe, dovrebbe esserci, è terribile E non la vedo neanche così improbabile Purtroppo no Purtroppo no Prossima teoria C'era l'altro Ma lo so sai che forse non ci sta qua Sta nell'altro Forse nell'altra cosa Ah guarda meglio così evitiamo il ban da youtube A posto <ride> Allora Ah tipo questa invece per me Andava quasi su canon No è canonica, cioè, le descrizioni fisiche sono uguali. Cioè, allora... Eh sì, dai. Uh, dai, è, 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 è la canonica. stessa faccia. Mi sa so che c'è pure la cicatrice... Sì, sì, sì c'è una descrizione identica, ne abbiamo, ne abbiamo pure parlato. Per chi non sa di cosa stiamo parlando, questa teoria prevederebbe che Pate, questo nuovo ragazzo che sta lì alla cittadella... Sì, in realtà Jackie Nagar, dopo che ha cambiato identità di fronte ad Aria, questo perché la descrizione del volto che fa Aria, la descrizione del volto che poi viene fatta uh, nei prologhi di Il banchetto dei corvi, se non mi ricordo male, sì, sì, di questi sì. personaggi, è la stessa e quindi probabilmente Jackie Nagar o comunque l'assassino senza volto che è stato Jackie Nagar sta là. Sì. Ecco che Pate sia stato sostituito è canonico al 100% perché lo vediamo morire, morire e poi dopo compare tra l'altro nei capitoli dove compare cioè, sì, mi spiego, spiego meglio Jack uh, in Assumo Identità che viene vista dal vero Pate il quale muore viene sostituito probabilmente da quello che l'ha ucciso che dovrebbe essere Jack in ecco, ho saltato un passaggio sì, sì, perdonatemi perché questi infami cambiano volto ecco, appunto, cioè Però... L'ultimo volto che vede Aria ha la stessa descrizione del, del volto che vede Pate. Quindi è lui. Punto. Cioè, per me era da mettere in Canon. Non, non è una teoria. Cioè, L'unica teoria è cosa sta facendo un assassino senza volto ah. che ha chiamato tre volte la faccia. Lì, lì è molto più interessante cercare di capire perché, alla cittadella, cosa può andare a cercare. Tra l'altro sembra essere interessato a robe magiche, robe forse relative ai draghi, quella roba... quella roba è figa, però là non si può dire quasi niente, perché non si sa poco, quel poco che si sa è questo. Ciao Mazzart! Ciao! La vastità dell'opera di Martin è incredibile e non è finita, il problema è quello. Avesse fatto un po' più piccolo, sarebbe stato vero, più felice. È vero. Il punto è che rischia di rimanere incompiuta proprio per quella vastità. Ventunesima teoria, ragazzi. Di questa abbiamo parlato. Forse una delle prime che abbiamo trattato. Bolton. Ah, sì, sì, Quest illustrazione <ride> è molto figa. Carina, veramente carina sul, sul lato destro trovate il nome dell'artista su DeviantArt. Ha fatto un sacco di personaggi di, de, di Game of Thrones in versione estranea. Fighi molto fighi eh, La teoria eh, prevede di... che il signor uh, Rose Bolton sia uno, un estraneo skin changer che cambia eh, faccia skin changer uh, dire, letterale letterale cioè che manualmente cambia la pelle c'ha un uh, Vincenzo no non ne abbiamo ripeto non abbiamo le informazioni in anteprima sui libri ragazzi non ne abbiamo mannaggia voi non vi pare allora mh, dicevo l'abbiamo detto tipo un'ora fa che noi non, non siamo privilegiati non siamo privilegiati uh, lui sarebbe una strana commissione fra un estraneo e uno con la capacità degli assassini senza la volta di cambiare pelle faccia, identità e quindi si mette la pelle come un cappotto ecco, ecco. Ha, sem sì. ha semplificato Vincenzo ma è proprio così che a me piace pure da fan dell'horror però no Semplicemente no, non ci sono vere e proprie basi. Tutto si basa sul fatto che ha gli occhi, gli occhi di ghiaccio. Pagliaccio di ghiaccio. Sì, però. Tra no, l'altro c'è tutta questa teoria per cui lui potrebbe aver ucciso il figlio legittimo, aver preferito Ramsay Bolton. Ramsay, no, perché il figlio non aveva gli occhi celesti chiari come ce li ha lui, invece Ramsay ce li ha e quindi... Eh, nelle venienze in cui Bolton debba cambiare identità Per far finta di morire Ci, ci debba essere l'avvicendamento generazionale Preferirebbe prendere il posto di Ramsey Quindi vestire la sua pelle Piuttosto che aver avuto il figlio Che non assomigliava tantissimo a lui Poi ci sono eh, Tutte quante quelle rupe lì Il fatto che lui è pallido Ha gli occhi di ghiaccio Da quando ha fatto 40 anni non è sembrato invecchiare Manco di un giorno Però cioè, fino a un certo punto poi mangia poco, il... le sanguisughe. Le sanguisughe, però, cioè. Le sanguisughe, se sei un estraneo sotto, che ciucciano? L'acqua di ghiaccio? che poi che... io poi ho letto che no, le sanguisughe servono per gli accumuli di sangue alle mani. Ma allora non è un estraneo, è uno morto cretino. Eh, eh, vabbè, però, se un non morto da chi è comandato da qualcuno? Appunto, cioè, non, non, allora non è più un estraneo, è un non morto perché se c'è il, pro il problema sono i sangue che si accumula le mani e i piedi. E allora il problema è che un non morto, poi una volta ciucciato tutto il sangue dal non morto, e non si che, accumula più niente. Che, che cosa gli fai fa più i salassi con le sanguisughe? Porca Eva, vabbè, e niente. Quindi, no, questa era una teoria molto esagerata, molto sopra le righe. E stiamo ancora al secondo tier. Questa, secondo me era proprio da buttare più in basso questo no. è nel maybe no no che maybe e ve faccio vedere maybe. maybe maybe perché cazzo sta succedendo nella mia vita vabbè anche questa questa sta già nel secondo tier uh, Gerion Lannister è il, il ah, re dei il lebrosi di del, pietra del sudario Il eh. signore del sudario eh no, al massimo poteva essere un'idea all'inizio di Martin, perché. Boh, però non ci sono veramente cose. La, ne abbiamo parlato. Questo nel, uh, nel video che si chiama Il capitolo perso di Tyrion, il capitolo perduto, una cosa del genere. Perché a quanto pare questo Shrouded Lord, questo Lord del Sudario, doveva avere una importanza maggiore. Ma. Cioè, non, Però non c'è nessun elemento, sia nel capitolo perso, cioè nelle intenzioni di Martin iniziali, sia in quello che ci è arrivato, non c'è nessun elemento per cui questo Shrouded Lord sia Gary Lannister Ma che, Perché? Uno può pensare a lui, eh, si è perso a Valyria, magari a Valyria ha imparato robe magiche entrare nei sogni, queste cose là, e poi è andato lì, nei, nei Sorrows. Tra i lebrosi. Tra i lebrosi, perché giustamente uno impara le cose magiche, cosa fa? Ma è dai o... lebrosi. Va tra gli uomini, come si chiama la Scale? Il... il morbo grigio. Il morbo, il morbo grigio. Così, perché c'è cioè... no. non. No, no. C'è molto. C'erano alcune, cioè... C'è il fatto che sei Tyrion ossessionato da, dal padre, che vide nei sogni, Jamie vide lo spirito di sua madre, queste cose qua, quindi uno può dire, magari Martin voleva cicciare fuori anche lo zio sotto forma di essere soprannaturale, onirico, eccetera, eccetera. Però sono tutte idee che tu vai a fare perché qualcuno ha tirato fuori questa teoria, ha messo il nome di Gerion o Gerion, quello che è, e cerca di giustificarlo. E poi tra l'altro basta che vai un pochettino nel mare vicino Validia e spunto ovunque re dei pirati e Genyon Lannister. Uh, lo Lord del sudare, come cacchio si chiama in italiano? È Genyon Lannister. Septa Lemore e Lannister. Poi esce fuori che Genyon Lannister e Septa Lemore e la Dusky Woman e T e Tywin e è... Madonna mia. che cosa sta succedendo perché tutti i Lannister sono dei transgender che, quale motivazione cioè, avevano dei problemi con il loro corpo se me lo spiegano io lo accetto però se è perché boh, trasformazioni magiche no è la Dusky Woman in questo sì c'è un iceberg. po' la Dusky Woman però per il fatto che ah, non essere... per Tywin sì, okay. Euron. peccato se vuole ne parliamo no. subito no no, no. Andiamo in ordine. Allora, appunto parlando di genio, chi è Septalemor? Ah, eccola. Però qui nella teoria dovrebbe essere il riferimento a Serramopatis, sì. Ah, ok, quindi ci, ci riattacchiamo a Fake Aegon. Sì, cioè praticamente sarebbe... La... La ex moglie, cioè non la ex a questo punto. L'attuale moglie eh sì. di Tyrion okay. che anziché essere morta, è diventata una suora in qualche modo perché per perché? quale motivo? Per coprire il fatto che lei è la madre del futuro erede al trono di Westeros ci sta perché le... <ride> quindi in realtà è una finta suora. Noi abbiamo fatto questo video per intero in cui ho dovuto riparare di nuovo il giochetto qua del drago uh, del drago rosso nero nero rosso qui è vero, è vero l'ho visto per denari sei tempi, l'ho fatto anche qui è eh, il mio drago che cambia nella forma e nel colore è una eh, non, uh, sì, si può per perdere un pochettino di tempo, ci starebbe anche per carità ah. Per me è strano che c'è questa teoria più in alto di magari Septalemora e Ashara Dane, che invece so che è molto più popolare. Comunque sì. In teoria Serra è morta e il Lirio ha le sue mani pietrificate perché è morta di morbo a casa sua. Perché inventarsi la storia che è la moglie è morta, tra l'altro in questa maniera molto specifica, per poi tenerla lì accanto al figlio a questo punto? Eh sì. e... Cioè. Uh. cioè è, tra l'altro. È una cosa per nessun motivo. E, e, ma il fatto è che comunque rientriamo nell'alea di un piano ventennale che coinvolge anche personaggi che conosciamo. C'è cioè, letteralmente ed è canonica la cosa. Che Doran Martel ha perso vent'anni della sua vita a pianificare il ritorno dei Targaryen Non 5, sì. non dici, 20 anni quasi. Sì. Praticamente dalla fine della ribellione, cioè, loro sono stati in silenzio lì a pianificare quindi a quel punto, visto che comunque è in ballo proprio Doran, vuol dire che insieme a Doran c'erano altri attori che per vent'anni hanno messo sul piano. Ehm, ci starebbe. Ota. In realtà, il master plan è di Ario Ota. ovviamente. Ario Ota è il master plan. Ario Ota in realtà, è a cracciaio. Sì, sì, effettivamente, ha senso. Ci sta. No, è Canon, anzi. Sì, sì, sì. Che sì. è Ariota, Acriacciaio. Eh, sì, beh, beh. Cioè lui... Ed E anche Azorai, Perché Ariota è l'anagramma di, di Azorai. No, non fare contro di No, sono no, Ariota è come si chiama Azorai nell'isola dell'estate. Voi mi dite, ma Ariota non è nero, non viene dall'isola dell'estate nei libri. No, però eh, in pratica la serie è un universo parallelo e i personaggi possono attraversare gli universi e eh sì. quando succede, eh, cambiano anche queste cose qui E vedi abbiamo colto in fallo Paolo che ha detto acracciaio pitturato e no e no, no poi ti denunciano e... e no e chiudono la HBO poi <ride> E eh, vabbè, e quindi niente, vi rimandiamo al video su Septa che pure è interessante, però veramente gli elementi sono pochissimi. Questa sembra più la monaca di Monza, però è eh, la monica di Monza. Vabbè, per perché dimmi... sono sempre universi collegati, anche eh, in questo sì, do... ovvio, passano da un romanzo all'altro. Eh, altro video invece, la prossima teoria. Questa ve la invitiamo a fare perché in realtà più che una teoria è una simulazione di battaglia. Come Stannis Si vincerà la prossima battaglia. Eh, no, ecco, aspetta, questa l'abbiamo fatta insomma, con, la, con la mappa, tutto. dove sono, ecco. Sì, questa è una teoria di come potrebbe andare la prossima battaglia di Ristannis, fatta da Cantuse sul suo blog, incredibilmente dettagliato. Ma cazzo Matt fai a ricordarti la e... memoria, l'autore? Oh. Tu mi dici da due neuroni che io non mi ricordo neanche come mi chiamo un altro po'. Oh, io questo faccio, sto a leggere queste cazzate qua del tono di spade. Eh ma pure io linko. sto a fare sta cosa, però non mi ricordo neanche come si chiama Neris, un altro po'. No, non è Daenerys, vero, si no. chiama Daenerys l'albero genealogico a Targaryen De un altro Delemore. po' me lo sono imparato a memoria quello, quello purtroppo lo devo ammettere per gli amici Ashara Dayne no, mm. Junior che lei è la figlia di Ashara Dayne escepto le morti Sta coppia LGBT ai tempi di Westeros io adesso voglio un video in cui Grivit canta le canzoni di Rit Fiba dopo tre bicchierini di... tre... tre bicchierini di vodka pensate, mi ubriaco per così poco io dopo tre bicchieri di vodka, sono morto a terra. Ah, perché soffri di emicrania? Anche, anche. Eh, allora. no ma non bevo alcol da non so quanto tempo. Proprio perché soffro di emicrania. E mo', tipo, se vedo una birra che mi passa davanti, eh, <ride> che non sono più abituato. Vittorio preferisci l'albero genotico di Targaryen o quello di Giulio Claudi? No, penso che sia meno complicato quello di Giulio Claudi. È tutto dire, magari okay. di a un certo punto è un incubo. Sì, sì. a un certo punto si fermano. C è un cerchio a un certo punto. Non è più un albero, è un, è un casino. Tra l'altro l'ha pubblicato Martin sui suoi social giusto un po' di tempo fa. Version... La versione semplificata. Sì, quella. ma comunque a un certo punto c'era una lunga striscia orizzontale. È più lunga in orizzontale che in verticale. <ride> incredibile. È una siepe giustamente, a un certo punto. <ride> e... e niente. Stannis vincerà la prossima battaglia eh, portando i suoi nemici in una parte pericolante utilizzando un finto faro. Accenderà questo, questa luce nella nebbia, tutti quanti si dirigeranno lì e cadranno nel lago. Questa è la teoria della Night Lamp, perché appunto la Night Lamp è questo faro di fuoco magico. No, magico no, però. Beh, Oddio, magari bellissima. brucia un albero divio, quindi magari anche magico. Comunque semplicemente non, cioè è una previsione su quello che potrebbe accadere da alcuni dati che sappiamo per certi, cioè sappiamo che Stannis si trova in quel luogo e c'è quel particolare setting con il lago il faro, luce di segnalazione eccetera eccetera si fa una sta. teoria oh. sta. è molto bella tra l'altro perché riguarda Stannis e la sua vittoria quindi è la teoria più bella eh, sì. questa invece è molto carina Solo che purtroppo, giustamente, mi sono pure a rivedere la live di Alt Shift X per vedere se diceva due parole in più. Però no, c'è cioè, speso veramente tre parole soltanto. Eh, I draghi sono viverne geneticamente modificate, praticamente. Ah sì. Eh, sì. Cioè. Mi sa che qualche idea, cioè, penso che oltre ad essere una teoria del fandom, questa cosa è anche detta nel mondo del ghiaccio e del fuoco. Cioè, tipo, il maestro X pensa che. Parlavano di incroci, mi pare che nel mondo del ghiaccio del fuoco, se non mi sbaglio. Sì, qualcosa del genere. Come tipo che i draghi discendono comunque in qualche maniera. Per me. È cioè, molto molto probabile. La teoria spinge un pochettino più in là perché dici i valigliani hanno fatto tipo inbreeding uh, violento oppure con la magia del sangue. E quindi hanno alterato le viverne che stavano lì, mescolandole forse con altre robe, hanno ottenuto il drago come animale, perché le viverne esistono a sotorius da quello che sappiamo, e sono molto simili fra loro, però le viverne non possono sputare fuoco, se non mi ricordo male. Eh, però a livello... Eh sì, a livello morfologico sono molto simili, perché in, nel Trono di Spade anche i draghi non sono... Esapodi, ma sono tetrapodi, quindi hanno due pa un paio d'ali e un paio di zampe. Sono un po' più piccole, sì, però la differenza rimane lì. Eh, e si dice: Sogno di drago, un, in, uh, un incrocio tra viverna e fireworm, che invece sono molto più grandi e sputano fuoco. Sì. Quindi unisci le due cose e ottieni il drago. Sì, e sì, poi sì, ci sì. Sta perché se venisse poi confermato tipo che gli estranei sono stati creati dai figli della foresta come un'arma contro gli uomini tu c'hai i figli della foresta che hanno creato un'arma di ghiaccio i valiriani che hanno creato un'arma di fuoco fatto a carne c'è questo parallelismo c'è queste modifiche genetiche che Martin comunque già aveva esplorato con Tuff tutti i racconti uh, del, del, tu, de, del tu con continua tuff. a darmi benzina per quella cazzo di teoria che poi veramente me la vado a mettere su Reddit porca troia e quindi, uh, quindi l'astronave che si trova nel cuore dell'inverno, da cui sono partite tutte le razze di Westeros? Mancano gli starter d'erba? Eh no, gli starter d'erba sono i cosi, sono i metalupi. Ok, sì, sì però sì. ci sta il lupo d'erba, sì. Cioè, ma, um, no, al massimo li puoi mettere tipo, ma infatti non ha, non ha un, un collegamento col ghiaccio. Il metalupo è un, metalupo, è un lupo gigante. Vive nei boschi. Sì, infatti, qui. Fai metà lupo, è lo starter d'erba, il, il drago lo starter di fuoco e l'estraneo lo starter di acqua, ghiaccio. Ghiaccio, ma d'acqua in realtà eh, ci sta di più il Kraken, volendo stare nella simbologia del... Eh, giustamente, i figli della foresta, uno si chiama Foglia, dice Deidara... Però, capito, va strano usare loro come Pokémon. No, eh no, questo... Se loro usano come Pokémon gli estranei visto che li hanno creati loro secondo quello che abbiamo visto. Vabbè, lasciamo perdere. Uh, prossima teoria, ma anche questa penso che sia meglio di mandare al video. E basta, Macchia, Patch sì, Face. Pure qui non... nel meme, dice semplicemente profezie, sì. Molte cose che dice Macchia si sono avverate, e questa cosa è molto triste, perché altre cose che non si sono ancora avverate, le ha dette, sono molto macabre. E quindi. Chissà, però mi sa che è uno dei tanti che aveva previsto tipo le nozze rosse, sì. quindi eh, i potiri profetici ce li ha. Cosa voglio, cosa voglio eh, dire? No? Come teoria, che, cioè, la teoria quale sarebbe? Si avverranno tutte quante le profezie di macchia? Dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare, vuol dire che aspetteremo in eterno il canale. Nel frattempo passerà ad essere un canale di giardinaggio, il ca canale di cammelli? Sì, ovvio, quando... cammelli e giardinaggio. Cammelli e giardinaggio e macchia. E can eh, cantiamo ogni video le canzoni di macchia sul cammello mentre facciamo giardinaggio. Certo. Cantiamo It's always summer, under the sea, <ride> e mettiamo dei pesci con gli effetti <ride> magici. Domani, domani l'andiamo a incidere, sì. chiamiamo i me contro te vediamo se ce la vogliono produrre questa <ride> canzone. Immagini la, le canzoni di macchia cantate dai me contro te. Riuscirei a vedermi finalmente dei video con i meni puti senza annoiarmi. E Sophie, vi prego, se ci state guardando in questo momento e volete passare a fare qualcosa non per bambini perché questo vi bannano dall'esistenza. Allora, sa... uh, Shirin adora Macchia <ride> ed è una bambina, quindi siamo in Target. Macchia è il migliore amico dei bambini, è il nuovo albero azzurro. Ti voglio ricordare che c'è stato il caso Dove... Gate su YouTube non so cosa sia e praticamente è... tutti quanti quelli che producevano dei video travestiti da tipo persone della Disney, personaggi della Disney come Elsa e però i video erano canzoni con dei testi scabrosissimi va bene Perché... vabbè bene. Va bene. Va bene. Va bene. prossima teoria che è... la leggo John Connington è la bestia di pietra perché sicuramente non si vede, non si vede benissimo, quindi mette il eh, buon al ah, Dovete eh. sapere che c'è questa teoria, che fa parte della profezia della Casa degli Eterni, le visioni di Daenerys, eccetera, eccetera, uh, in cui Daenerys vede tra le altre cose questo mostro di pietra, drago di pietra, creatura di pietra, Incombe terribile, spaventoso, c'è tutta questa teoria incredibile di John Connington che è praticamente il pangolino che i cinesi si sono mangiati e che ha provocato il Covid. Quindi Martin <ride> ha preso anche il Covid. Detta proprio in maniera volgare ehm Diciamo che ci sta perché è bestia, perché lui è un grifone, nelle profezie il simbolo dinastico... Ciao Elena, grazie per essere rimasta fino alle oh, le 11.10. E... Okay, sì. Tanti altri vedono il dra un drago come possibile bestia, però di solito quando si, si vedono dei draghi dicono draghe, quando dicono bestia per indicare qualcos'altro, e John Compton sarebbe di pietra per il morbo grigio, magari la torre brucia perché l'approdo del re tutto brucerà ad un certo punto e quindi sono tutte cose che possono accadere a John Connington ci sta secondo me ci sta è una bella visione certo se al panorama di Game of Thrones oltre agli estranei oltre alla guerra civile ci mettiamo pure l'epidemia di morbo grigio Martin muore sicuro, cioè non, non può gestire tutto questo flusso di cataclismi da scrivere. Questa, questa è la cosa che più mi preoccupa, ci sono talmente tante possibilità, tutte fighe tra l'altro, però sono altri cinque libri questi. Sono veramente altri sì, cinque sì, libri. Non è possibile, non è veramente possibile. L'unica cosa che lo rende improbabile come teoria non è il fatto che sia effettivamente improbabile. Ma il fatto è che se per davvero è così i matti, non li finirà per davvero mai sti libri. Mai sì, mai, sì. mai mai mai. dice mia. che durante l'incendio John Connington canterebbe se bruciasse la città. Dame, date. No, da te, io, da da te, te, io da tornerei. Io... Io sarebbe a Regar tutto il tempo. Madonna, sì, mi, mi era da piangere. Scusate, il ritardo. Che mi sono perso un botto di roba. Salutiamo, John Andrea, siamo. Sclerato per due ore, neanche troppo perché siamo no. ancora nella fase easy. Questo è sì, abbastanza easy. Altro video che abbiamo già fatto per andare avanti: La cospirazione dei maestri. Sì, Poi maestri se, ah, se fa riferimenti al passato, al futuro, eccetera. Tipo, i maestri hanno ucciso i draghi. In quel senso, la cospirazione. Il collega o... Alcitx parlava del fatto dei maestri che hanno ucciso i draghi. Semplicemente. Però sì, cioè, a me fa... Non riesco a farlo vedere. Cioè... Sì, io vedo bene. No, volevo far vedere la, la, la scritta della, della cospirazione, però un no, casino okay. adesso. Però io sono molto a favore di Lady Dustin che dice che i maestri sono solo dei, dei ratti grigi che cospirano, eccetera, eccetera. Lei secondo me è partita proprio per la tangente magari è troppo perché abbiamo conosciuto tanti maestri che invece mi piacciono molto come Luin, come Cressen, eccetera. Però sì, dai, ci sta. Ma tra l'altro perché... dovrebbe essere pure il maestro Marwin che qua comincia a dire "Eh, vedi che i draghi li abbiamo uccisi noi, qua tutto un casino sì, qua". Sì. Lui è il come si chiama, Il Joker in mezzo ai maestri, quello che va contro la cittadella dall'interno e quindi Capito? Cioè, che ci siano dei, dei maestri un po' infami, perché no? Ci sta, perché non devono giocare anche loro al gioco del trono alla fin fine? Perché dovrebbero complottare? In teoria dovrebbe essere un mega complotto contro la magia, così come hanno ucciso i draghi perché loro sono contrari alla magia, perché crea problemi, perché è instabile, perché non è controllabile, magari ancora quello è il loro obiettivo. Cioè, alla fin fine chiunque di loro si specializza nelle conoscenze magiche è sempre visto come qualcuno che è... Via, vattene, e infatti il maestro Marwyn è quello che sta proprio dall'altra parte. Il fatto che comunque... In cioè, alla fin fine qui poi viene in aiuto il, gli altri libri collaterali. se, cioè tu vedi la diffidenza che hanno i maestri per quanto riguarda la magia da quello che ti scrivono nei libri. Eh, sì. Eh sì, 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 la principessa che è tornata da, da Valiria è morta per una gravissima febbre. però c'è quell'ubriaco lì che si è messo a dire che le sono uscite i vermi di fuoco dalla cosa. Sì, sì, sì. cioè c'è sempre perché... quel perché i libri sono dal punto di vista del maestro. Ogni volta che c'è la magia, eh sì, gli estranei eh. non uh, si no. vedono da 10.000 anni. Sono un retaggio antico. In realtà, è solo il razzismo che ha portato. A costruire il muro si sa che l'allora lord di grande inverno uh, Donald Trump Stark ha costruito il muro, la barriera e il vari. Donald Stark sarebbe un incubo. Vabbè, Bene. altro video. Questa teoria è interessante. Uh, Deneris uh, sì, Melisandre vede solo nel futuro, ma tutti gli altri poteri sono fuffa. Allora, questo è interessante, ma è... Cioè, abbiamo visto oggettivamente che è sbagliata, nel senso che abbiamo visto con gli occhi di Davos Melisandre che partorisce un'ombra. Cioè, questo è un potere, non è, non è, una mal... non è un un'intuizione. No, è tutto un gioco di specchi. Non è, un, non è un gioco di specchi e leve. Lei si è messa, lei si è è messa un fumo, le... un bengala nelle parti intime e ha fatto questo mega. Sì. E poi parallelamente è morto Orelli per caso. È sempre un gioco di specchi e leve. Lei con la leva ti ha un coltello dall'altra parte del mondo con gli specchi. E... Poi pure il, il glamour che fa su Benz Raider lo vediamo proprio, cioè lui cambia aspetto. Ipotieri ce li ha. Magari su alcune cose esagera. Ci mette del suo. No? Tommaso, ne abbiamo parlato di, di John Azorai. Ne abbiamo parlato. È stata una delle cose del primo tier. L abbiamo, l abbiamo, ne abbiamo parlato insieme a Daenerys Azorai. E ci sembrava strana come cosa che fosse su due tier diversi. Mm. In realtà, comunque, sì. eh, va bene. Dai, tolta archiviata Melisandre. Anche io questa qui non capisco come faccia a essere una teoria invece. Uh, Shay che, è un agente di Varis. Che è il riassunto di. No, però là dice planted, cioè mi dà di. C'è cioè l'ha di... piazzata. Eh, che non è possibile che la piazzata Varis, capito. Io... Perché Tyrion l'ha incontrata a caso nel... Non so se si vede, anche qui... Non, non si vede sicuro. Anche perché è scritta nera sulla parte nera dell'iceberg, tra l'altro. È tipo ah, scritto sì, qui... Sì, sì, si legge pochissimo. Si legge Però veramente pochissimo. Varys Planted Shay. Però Shay l'ha incontrata in un campo di battaglia, mandando Bron a caso a prenderla. In una battaglia in cui Tyrion si è trovato anche per caso, perché lui per, ca cioè per caso è scappato dalla valle, ha trovato Tywin. Quindi è impossibile che Varys l'abbia messa lì. Poi che magari dopo. Ce la si è comprata! Perché sicuramente cioè, Varys comunque usa Shea, consapevolmente o inconsapevolmente, per fare pressione su Tyrion. Perché appena arriva alla capitale, poi. Varis sa di lei e dice: eh, ti, ti faccio io, trovo io il modo per farvi incontrare. Però mi fa anche sapere, vedi, io so, io so che c'è lei, so che ci tieni, io so. Ma con Però... una cosa che viene dopo, cioè, la, la, la teoria che mi dice: Varis l'ha piazzata là. È impossibile. No, mi sembra veramente troppo. Non, non penso che abbia un benché minimo fondamento. Non puoi partire dal fatto, sì, poi lui. Lo scopre e mette sotto torchio. Fa in modo che destabilizza anche i Lannister utilizzando questa qua. Perché poi alla fine, per, cioè, tra l'altro, prima chiedevano in chat perché cazzo alla fine Tywin se l'è portata a letto. Shay, e a meno che la teoria non è quella, cioè Varys messa... fa in modo di, mettere, di, di portarla nel letto di Tywin, però perché? Cioè, scusa perché così Tyrion ucciseva Tywin. Ok, diciamo che Varys non è che ha fatto molto per impedire la morte di Tywin, anzi. Però no, secondo me, dai. l'altro certo, penso che l'abbia favorita in qualche perché lui voleva comunque destabilizzare i Lannister alla corte, se sì. l'obiettivo di Varys è quello, va bene. Però è un pochettino troppo, ecco, un pochettino troppo. Andiamo avanti e parliamo delle cose brutte, purtroppo. Dasky Woman nello specifico nell'iceberg nel, nell non c'è scritto niente c'è scritto proprio Euron is the Dasky Woman ok ok non ci sono cose troppo assurde ecco però semplicemente la teoria ve l'abbiamo spiegata la Dasky Woman è questa schiava che viene donata a Victarion da Euron e dovrebbe servire per sbollire per svuotarsi le palle ragazzi serve semplicemente a quello e... però la teoria ci spiega come secondo alcune persone la task woman in realtà sarebbe Yuron nel senso che Yuron Wargherebbe nella donna e utilizzerebbe questa presenza per sviare, danneggiare, spiare il fratello che eh, per me è molto in personaggio Solo che c'è il piccolissimo problema che Yuron utilizzerebbe il corpo di una donna per scoparsi Victarion. Ma magari non prende possesso del corpo della, della Ski Woman in quello specifico momento. Lui la osserva con il suo potere da... Sai qual è il problema? Ah, però qual è il problema. È che Yuron comunque ha abusato di un fratello già in <ride> passato, quindi non penso che si faccia troppi problemi. No, ah, si, sì, si, sì, Yuron cioè... non si farebbe neanche problemi. <ride> no, però cioè, allora, che la Dusky Woman è un è un pericolo per Victarion Sono sicuro al 100%. Poi in che maniera la stia usando Yuron, non lo so. Sappiamo di per certo che non c'è proprio amicizia fra la Dusky Woman e Mocorro, visto che lei incomincia a sibilare quando Mocorro si fa vivo, è una cosa. fa paurissima. paurissima. E... e niente. Speriamo non sia proprio che la Watchy Walk ogni 5 minuti dentro, perché veramente se. Se Yuron si diverte pure a ah, ah, col fratello, c'è veramente qualche problema grave nel suo cervello, oltre a quelli già appurati, tra l'altro, immaginate eh. se sbaglia il momento e la becca mentre fanno porcellate. Eh? È tutto molto bello, tutto molto bello. Yuron, tutto quello che tocca è oro. È incredibile, ah, signor. Vabbè, questa è la teoria per cui io tengo particolarmente, perché significherebbe che uno dei miei idoli indiscussi è ancora vivo Giacchina Garra in realtà era il buon Sirio Forel questa magari nella serie aveva quasi senso per il fatto della morte cosa diciamo la morte non oggi eccetera eccetera ma io infatti non, non pensavo di provarla così in alto questa eh, perché molti amano Sirio e lo vogliono vedere ancora vivo. Solo per sì, ho capito, ma il livello di probabilità di una teoria non è perché tutti la amano, è perché dovrebbe essere più o meno probabile. Che cosa significa? Più la voti su Reddit, più diventa probabile. Una teoria è così che funziona la cosa. Eh, ma è Sirio Forel, capito? Eh, ho capito? È però... lo spadaccito di, di Bravos. Eh, sì, e eh, io lo amo particolarmente, Sirio Forel, solo che. Se poi alla fin fine è per davvero Jack in Agarra. Forel non era Silvio Forel, era un assassino senza volto con la faccia del primo spadaccino di Bravos che è morto in qualche angolo di Bravos a quanto pare, <ride> che comunque è morto, okay. <ride> ok, quindi in realtà questa teoria è peggio perché vuol dire che il primo spadaccino di Bravos è morto da molto più tempo. sa so quanto non tempo, avviso. ok? No, dai. Eh, e niente, va bene Ne abbiamo già parlato in un video ruba... Noi siamo ancora al secondo step ragazzi Siamo ancora al secondo E da, da adesso in poi diventerà sempre peggio ma oggi finiamo solo i primi due eh. Finiamo i primi due E eh, eh, sono le undici Sono le 11 e mezzo, due ore che stiamo in live oh. eh, Ma manca molto No, tre ne mancano ancora Questa è veloce La, la terza okay. ultima è John Resuscita sì, cioè è impossibile che non resusciti. Se, se non resuscita veramente, sarebbe perché Raboroso. è uno pseudo Azorai, perché è uno dei protagonisti indiscussi, perché tutto ruota intorno a lui. La torre della gioia, la sua nascita non può morire prima che si scoprano quelle cose. Quindi sicuro si può teorizzare sul come, quello Magari... sì, senza dubbio. C'è cioè, chi vede. Sacrifici di Shirin, Sciky e altro. Merisandre può c'entrare sicuramente. Uh, Ragazzi. Ben inteso. Questa sarà una prossimo. serie di live. Mica, finiamo, mica vogliamo finire oggi. Oggi era solo sulle prime due tier. Sì, sì, l'abbiamo detto all'inizio. E ve lo ripetiamo adesso perché non possiamo fare 5 ore di live. È già tardi. È scritto nel titolo: Canon. E probabili, ci cioè sono i primi due tier. Basta, tranquilli. Vi accompagneremo Ma magari... per i prossimi mesi. Sì. Poi magari ne facciamo una alla volta perché andando più giù diventano più densi. Bisogna spiegarli. Sì. Bisogna anche spiegarli un po'. Le teorie. Poi dopo. Bisogna anche studiarli, perché ce ne sono alcuni che non ho mai letto. Sì. Mia. Ci sono cose assurde. Però dai, John resuscitato. È. è, è, è eh, questo è canonico. Sì, 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 ma non l'avrei messa qui sicuro. L'avrei messa sopra. Ci sono altre cose ben meno canoniche sopra, ma comunque. Sì, sì, sì. Uh, la, la penultima teoria di oggi È Red Wending 2 La vendetta Ovvero quella strana occasione Per cui al matrimonio di uh, Deron Lannister Devan Lannister. Lannister Con una Frey Ci sarebbe l'occasione giusta Per uh, Lady Stonart Di colpire e fare la mega vendetta E fare le nozze rosse 2 Al contrario Molti speculano sul fatto che la storia di questo matrimonio detta a DD abbia ispirato poi quello che fa Aria con i Frey nella serie? Questa immagine, nello specifico, magari ha poco senso mm. perché c'è Brienne totalmente a caso, però quella dietro sembra Sansa. Cioè... Sì, sì. Questa... Qui c'è Bron tra l'altro nell'angolino. L'illustrazione non ha senso, però sappiamo che Lily Stonart ha piani. Sappiamo che ci sono infiltrati a Delta delle Acque. Sappiamo Lemma che sta facendo cose lì. Abbiamo detto più volte nel corso dei video sulla Guerra dei Cinque Re. Questa. Eh... Qualcosa succederà e quando succederà sarà molto bello. Sono curioso di sapere che canzone faranno suonare. Se faranno suonare una bella musica. Non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai. Bella Ma Però... musica a me in realtà eh, risultano altre due cose vabbè la prossima è quella dei Faceless Men io c'ho soltanto questa qua l'ultima è il disastro perché l'ultima non c'erano immagini che cos'è l'ultima? c'è cioè Old Powers are Waking ah sì vabbè che... eh, non vuol dire niente. sì è una cazzata in realtà allora, di questo abbiamo fatto il video sul possibile mh, zampino dei, degli uomini della casa del bianco e del nero, dei faceless men eh, nell'aver provocato il disastro di Validia. Perché abbiamo l'esempio le, di questa piccola cittadina immessa nei vulcani, nelle esplosioni vulcaniche a nord, così a caso c'è questa teoria per cui loro abbiano evocato questa mega magia magica per aver fatto esplodere i vulcani e aver distrutto la libera fortezza. Ecco. Diciamo che questa è molto probabile nel momento in cui sono loro stessi nei capitoli di Aria, durante il suo addestramento, a dire che gli assassini senza volto sono nati a Valyria, il primo dono l'hanno dato proprio agli schiavi che erano là, sofferenti, eccetera, eccetera, e poi si sono occupati anche degli schiavisti, non solo degli schiavi che può voler dire tutto, può non voler dire niente, perché un conto è dire sì, abbiamo dato il dono anche a loro, un conto è dire sì, abbiamo proprio distrutto un'intera un penisola, che magari sono due cose diverse, però di base un, un, una parte potrebbero averla avuta, erano lì, erano lì prima del disastro. Che fossero lì, cioè, il fatto che loro abbiano preso... Uh, sede a Bravos S -s -s è, è semplificativo di quanto fossero collegati con gli schiavi che hanno fondato la città. Alla fin fine, è, è canonico che fossero lì. non Abbiamo le conferme. Possiamo vedere che cazzo di poteri magici ci avevano per far esplodere 12 vulcani. No, cioè. magari loro hanno semplicemente ucciso quelli che controllavano i vulcani Chi li tenevano d'occhio non so però poi come si sono salvati loro e magari non si sono salvati in realtà sono, sono morti anche cioè alla camminata. fine loro parlano delle missioni non è che devono tornare vivi devono dare tempo alla missione volendo quindi kamikaze senza volto cioè, G Nagar ha fatto sicuro almeno una missione e comunque non è tornato a casa. C'avrà cioè un piano ben più lungo. Forse non deve, non deve neanche tornare alla casa dei del bianco e del nero morendo. Jackie Lagarde. tanto lo spento, stava morendo. Se non era per aria che lo salvava, quello diventava un um... carbone. Diventava. Magari uno degli assassini, ma con la skill Double Summoning come si mirami di Napoli Oh, che casino! Magari non con il modo di qualche drago po'. particolarmente potente. Boh, eh, se riescono a prendere il controllo dei draghi. Eh... Però, perché non hanno salvato qualche drago per loro? Tra l'altro c'era cioè, vedendo che c'erano tutti i, me i megapiani su Aria che Warga. E loro che lo in realtà sapevano tutto di aria che Warga. E quindi ne, vog ne vogliono approfittare che c'è i poteri da, da Metamorfo. Bocca La vogliono mio. sfruttare sì. per uh, rubare draghi. cose. Eh, non sai Vabbè, mai. Aria, aria sa fare tutto. E l'ultima teoria, effettivamente, è Old Powers Are Waking. Che è una frase che a quanto pare ripetono spesso. Sì, no, è una ripetuta nel, nel romanzo. Perché sì, da quando sono rinati i draghi, la magia è più potente. L'abbiamo visto anche con la gilda dei piromani che riescono a fare l'alto fuoco, cosa che prima era un po' più difficile. Gli estranei stanno tornando. Ci sono un sacco di. Uh cose Strane nel mondo che fino a poco tempo prima non c'erano, però non è... pure questa non è una teoria, è, è un dato visto di patto. Cioè... Boh, c'è cioè, cioè, proprio il passo. Ci sono. Non so come mai la intendono come teoria. Salutiamo i signori del podcast tranquilli. Buonasera, in realtà abbiamo finito. Eh sì, allora abbiamo però... finito. Queste sono le prime due, uh, i primi due tier delle teorie dell'iceberg. Giusto per darvi un'anteprima. Ma stiamo in superficie, sono tutte cose tra il canon e il quasi canon. Io vi ne... faccio adesso vedere uh... se riesco. Porca Eva si è bloccato tutto no no è che non trovavo più far... ho 34 immagini capisci sono ovviamente ragazzi Bloodraven che non è il corvo a tre occhi che ricordatelo è Bran mannaggia la miseria <ride> faccio vedere anche in anteprima il terzo step che sarà penso quello che faremo solo la prossima volta è, è anche bello, molto più pieno di quelli di prima tra l'altro quindi è e c'è di tutto, c'è Setta Lemora Sciara, c'è... C'è la qualunque. Ci sono i Merlings, l'unità dei sei draghi, Summerhall Theory, Dio mio. Little Finger Endgame, no, basta... non diciamo altro. Qui. Uh, questa ci aspetta alla prossima live. Ho detto allora. un paio di cose che non so manco chi sono. Eh, io do, 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 dovremmo recuperare, dovremmo studiare per la prossima live. Inoltre, anche sempre sempre se la vogliono una prossima live. Gli la... sta piacendo come idea, come cosa da fare? Ci abbiamo 170 persone collegate alle 11 e mezza di sera. Non, non so, eh, ma io non vedo, non vedo i mi piace che salgono. Non vedo i commenti perché, ovviamente, c'è la chat, i commenti non li possono lasciare. Non vedo, non vedo l'entusiasmo, non vedo la passione negli occhi di questa gente. Urlate, gridate, accendete un fuoco. Eh. <ride> Scusate, ragazzi. Sono impazzito. Che sta succedendo? Di solito sono io quello che spara, minchiate. Oh. Yes. 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 Il video di pomeriggio l'avete visto. Avete capito che faremo più video in questa settimana. Che faremo una serie di gameplay. Non, non vedo, vedo la lollura. I commenti. Oh, no, perché ho già letto i commenti e molti dicevano tipo frasi... Uh, eh Martin non sta scrivendo i libri Capiamo che dovete cambiare Che sembrava quasi un uh, Avete finito gli argomenti Io volevo dire Ma in realtà stiamo aumentando i video Non stanno diminuendo Non, è quel, no, no, non stiamo cambiando la programmazione Perché le cose sono poche Che sono di più Cioè, Abbiamo, abbiamo letteralmente detto per 10 minuti Raga i video del martedì e venerdì Rimangono Facciamo più. due gameplay e una live in più eh, non, avete idea, non avete idea del video che esce a martedì prossimo: 20 minuti. Così, così, così 25 minuti 25 minuti 25 minuti, che l'abbiamo già detto nel video, l'ho spoilerato io. È un remake di un vecchio video. Se siete, se siete patron voi avete visto uno dei video più gustosi e difficili che abbiamo mai fatto. I Patreon hanno già potuto vedere perché sta già caricato e finito. Però abbiamo deciso di metterlo all'ultima settimana di dicembre. Perché così chiudiamo l'anno. Con, con questo video un po' più lungo, un po' più grosso, ci siamo fatti proprio il culo, Ulisse. No, non abbiamo informazioni sui libri, non siamo privilegiati. L'ho detto tre volte! No, no, no. Ovviamente giustamente tu sei passato adesso, hai letto adesso, non hai visto quello prima, io reagisco così perché devo fare un frizzo, un lazzo, un gesto istrionico. Sia chiaro. Dovremmo iniziare le live alle 11.30, così impazziamo, arriviamo a luna, stremati, cominciamo a gridare, io mi butto dal balcone. Sì, scusi, scusami Ulisse, semplicemente io l'ho giocato tre volte, faccio la reazione così per quelli che stanno già dall'inizio, però giustamente voi arrivate adesso, è ovvio, però in generale non sappiamo niente. Potremmo fare, allora, io tendenzialmente alle 11 arriva che mi voglio rinchiudere da solo, in solitudine, nella mia, nella mia fortezza. Nella fortezza della solitudine. Ok, quindi non vado a dormire, io prima delle due non vado a dormire, al massimo sì, metto eh, a, a lavorare. Sì, ma... Però possiamo fare tipo una sera, tu attacchi la sera prima. Fai, dalle 9 alle 11:30 mezza mezzanotte, poi dalla mezzanotte alle 3 sto, <ride> poi io intanto vado a dormire alle 3 ritorno. Però poi chi deve stare a quell'ora, oddio oh, Ci seguite alle, alle... Facciamo la live alle 3. Chi ci segue? Facciamo un... no. una live di 12 no, ore. Do... Ma io la 12 ore la farei pure. Quando uscirà The Winds of Winter nel 2055. Poi faremo la 24 ore dove leggeremo il libro interrottamente, no. ma sì. solo il primo capitolo. 24 ore di seguito. Lo, ri lo ripetiamo Infatti, non possiamo leggere, la Mondadori ci viene a cercare, anzi, Martin ci mette a cercare a casa. Uh... No, ma sto scherzando, eh, a mettere live tardi. Questo è un orario già tardi. Sì, la sì, prossima volta metto la scritta in sovrimpressione Non sappiamo niente dei libri. È vero, è vero. Uh, Nessuna novità da The Winds of Winter. Facciamo la 12 ore quando esce Elden Ring. No, no, l'ha fatta, fatta. Ci facciamo 12 ore di Elden Ring filate. Ma su YouTube. Su YouTube. E vabbè, ma poi saranno... Sai quanti faranno la stessa cosa? Io non dico che la faccio al day one La facciamo al day two Che già non se lo cacca più nessuno Facciamo, la, la fa... ah, facciamo Una live di 12 ore su Elden Ring Quando esce The Winds of Winter uh -huh. Quando sarà uscito Elden Ring 3 Questo cacchio di Anelora L'avranno già ricucito Invece per quanto riguarda Nota del tempo avete dei progetti A me non attira per nulla La notte del non la serie non, la serie non mi attira per niente. I mantiene. libri neanche perché a me non piace la roba fantasy. E 13 libri non li leggo mai nella vita. E devo ancora finirmi di rileggere tutto quanto. The Witcher. Poi devo vedere se riesco a leggermi altro. Sì, sì. Piano se, piano, ragazzi. Se dovessi scegliere una saga da dedicare tempo anche per il canale, preferirei fare Dune perché mi, mi incuriosisce. E io ho recuperato i libri, è quello che mi devo leggere dopo. Tim. Ecco, l'avevo capito eppure io me li leggerei mi, mi piacerebbe leggere Elric di Melnibonè Mel Mel perché mi sembra carina come cosa, simile a The Witcher anzi, diciamo al contrario The Witcher sto rileggendo il quarto ragazzi ma non ho più il tempo per leggere ormai il problema è quello cioè mi, dovrei, mi dovrei fermare a da, da fare tutto e mettermi a leggere ma non posso perché arrivano sempre impegni nuovi eh, sì The Witcher li consigliamo tra l'altro, se sei interessata, abbiamo anche fatto un video dove spieghiamo come vanno recuperati i libri. E, sì, è, un, è una lettura più rapida, più leggera rispetto alle cronache, però comunque interessante. Ha delle particolarità a livello narrativo che molti non hanno apprezzato, invece a me sono piaciute, tipo il terzo libro, a me è piaciuto un sacco. Però le romance no, Sapkowski le Romance non le sa scrivere. È proprio un, masco, un maschio bianco del secolo scorso, proprio, sì, sì, sì. proprio la, la donna che si strugge per la voglia di stare. Con... Ma che cazzo, stai a Dio? Non, <ride> non ha per nulla. cioè Martin è migli... allora. Uh, se tipo Tolkien è molto aulico, è molto romantico, come nelle vecchie ballate, le leggende la delicatezza che ha Martin quando si parla di rapporti intimi non, non è paragonabile a quella pecionata di caro amico caro amico eh, caro amico, dio mio no, ma poi c'è Geralt che per Yennefer si è sempre là oh mio dio, perché non mi cacchia oh, perché vai con quella adesso facciamo il duello ah, all'ultimo boh. sangue, chi vince si prende Yennefer, non funziona così non funziona così Zapkowski, no, ce l'ho qua. Cioè, ce qua so. Se il tizio Dunque. in questione è Geralt, posso capire lo Strucime. no ragazzi? No, perché non è lo struggimento. Tu non puoi essere la maga indipendente. E poi la notte ululi di piacere mentre stai lì da solo nella tua stanza. E l'ululato si perde nel vento e urli: Perché non viene nella mia stanza? Che poi, che poi diciamolo, Geralt non è Henry Cavill. Geralt, viene detto più volte: è brutto, è brutto. Non, scus scusatemi, signori Witcher. Ma non... Eric è ricavile, voglio dire, è un signorone. Però nei, lib nei libri è più brutto rispetto al videogame, o meglio, rispetto agli ultimi videogame, perché poi se, se prendete il primo videogioco, quello è il Witcher senza Barba, Magrolino. Uh, su super pallido Invece poi in The Witcher 3 è diventato un ciaddone Con la barba Abbronzato, i muscoli Il racconto con la, uh, la Della sirenetta Perché quella è la sirenetta È molto bello Certo il rapporto con la barda uh, Si evolve troppo velocemente Per essere uh, così Enorme Cioè praticamente un amore a prima vista E lei impazzisce di amore All'istante Sembra un pochettino affrettato. Poi, è ovvio che quelli erano costruiti per essere racconti brevi. Infatti, poi c'è la conclusione che fa riferimento a diversi anni dopo, da quello che succede. Ma insomma, Vabbè. notte Sailor. stiamo chiudendo anche noi. In realtà, sì, noi vi raccomando, ragazzi. Di venerdì esce The Witcher. Guardatelo, che poi ne parliamo. Eh, noi cercheremo di farlo non dico binge watching tutto insieme perché non. No, magari in, in più giorni, però ci... ci. Lo stiamo aspettando. Abbiamo fatto la... il recap. Io apposta. venerdì mi dovrò, anche se devo tipo anticiparmi sette video perché poi parto a fine anno, quindi sarà complicato. Devo trovare il tempo. Non dormirò più. Vediamo. Vabbè, tra venerdì, sabato e domenica sono otto episodi, un paio alla volta. Sì, dai. Sperando che non durino 6 ore. Cioè se ogni episodio dura 6 ore. E lì potrei spararmi in testa. Basta <ride> e basta. basta boh. Ci vediamo in live comunque. Prima di Natale. Ancora un'altra volta. settimana prossima. Allora, ragazzi. Noi prima di lasciarci. Vi ricordiamo di lasciare mi piace. Commentare. Condividere le live. I video. Rubevari. Mi raccomando perché ci serve che. Siate attivi da questo punto di vista per sparare a mille i video. Si spera che con i fantasy non vadano a finire in gruppi di esaltati che mi vengono a minacciare di morte da una decina di giorni a questa parte. Storia vera, purtroppo. Però per l'altro canale, quantomeno. Ma soprattutto, se volete sostenere il canale ancora di più, fare uno sforzo in più, vi ricordo che ci sono i nostri patrons che hanno aderito al nostro Patreon. Sono stati i nostri guardiani della notte personali. Mi raccomando, quindi trovate i link in descrizione, e ringraziamo questo popò di gente per uh, i soldi che mi hanno permesso di comprare il computer. Tra l'altro, qualcuno è anche in live, vi joint, che ci chiede quante puntate vedere per seguirlo insieme a noi, però non penso che faremo un video per... Uh, no, per no, non possiamo fare, che facciamo un'analisi, vi spoileriamo la serie il giorno stesso che è uscita. Abbiamo poi... fatto i video della prima stagione solo perché dovevamo ripeterla, però... Fare il riassunto di una puntata che avete appena visto è un po' indelicato, cioè, no. ragazzi. È veramente uh, un po' indelicato anche per chi non la non lo può vedere. Poi, sì, perché poi cioè, rischiamo di fare dei video che molta gente non può vedere perché ancora non ha deciso di vederla, magari binge-worchandola. Sì, infatti. Magari, approfondiamo determinati argomenti se ci sono da approfondire cose vedremo poi magari per le differenze parleremo visto che devo introdurre un nuovo personaggio che dovrebbe essere il satanasso di... della serie videoludica di The Witcher vedremo un pochettino e niente ringraziamo pampling ho fatto vedere più il primo codice sconto Stannis se vi ricordiamo che non abbiamo ancora detto in realtà in video lo diremo domani lo diremo domani <ride> che il codice sconto Stannis si è potenziato ovvero avete diritto di Stani si è introdotto il cashback di Stato quindi... in quanto re buono <ride> è unico, e legittimo quindi quando farete degli acquisti riceverete indietro sotto forma di punti pumpling il 20% di quanto avete speso accumulando quei punti potete accumulare effettivamente soldi veri da spendere sempre sul, sul, sulla piattaforma pumpling. quindi più spendete più avete indietro, più potete reinvestire a gratis su altri prodotti del loro catalogo che wow, è in mezzo e niente per Stannis di secondo livello esatto. ha superato il limite del codice a sconto che ha superato il limite del codice a sconto vabbè dai e niente dai ragazzi ci vediamo domani in video ci vedete domani, un video su Tolkien, poi venerdì, poi martedì, poi lunedì, poi giovedì, poi sabato, poi ieri. E perdonate l'audio ballerino del primo episodio di gameplay, rimedieremo poi dai prossimi, ragazzi, mi raccomando. Notte! Buonanotte! Na 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 na.